Max a recuperare una bella confezione, così te lo do proprio pacco regalo. Io domani non alla mattina e nel tardo pomeriggio vado a trovare Chiara, che è così mi dà ciao Rob, vado a trovare Chiara che si vedo Morgana. Sì, c'è Rob perché dobbiamo fare delle fotuzze, mi vado a spogliare, ciao Rob. L'unico senso che si può pensare, senso incredibilmente erotico. Thank you.
Cari disgustose, oggi dobbiamo fare un po' di magheggi. Io non volevo essere una battuta, ma è uscita così. Ma non ci siamo, ma ci saremo prestissimo. Eccoci qua. Ci vedete e dovreste anche sentirli. Signori, parlate che controlliamo che funzioni tutto. Buonasera. Allora, quello che ti dicevo è che le chiappe di Cristi Monteiro nella sua bisciolla sono incredibili. Però io adesso ho bisogno di Yurian, Sakura, Chun-Li, Kenny. Sì, ma anche JC non scherza. È stato un pescio difficilissimo. JC l'ho preso a Napoli. JC l'ho preso a Napoli. A 30 le bisciolle sono figure da veri persone di cultura. Sì. Cioè, ti giuro, Andre, ho trovato la bisciogio di JC di Tekken Tech Tournament 2 a 40 euro. Quella va presa subito. Ma infatti ho detto, vabbè, prendiamola. dammi. Anche perché le bisciogio le bisciogio partono basse e poi hanno dei costi che non si ha. Quando escono di mercato sì. Sono introvabili. Ed è per quello stiamo che parlando di cose, di cose importanti. Da veri Chad. Gli ultimi 10 minuti della mia vita sono stati così. Cultura. Ma infatti, Andre, è per quello che io farò un grosso ordine dal Giappone per prendere le bisciogio, perché lì le vendono a un cazzo usate. Se vuoi dipende usate come, però l'usato di Mandarake si compra sempre. Se vuoi vi consiglio una droga che si chiama Solaris Japan, che vende la roba usata dai Mandarake in Europa. Io invece conosco Sendico, che è un agglomerato di Amazon Shopping, eBay Japan, Yahoo Shop e roba del genere, che appunto loro spediscono ai magazzini di Sendico e tu quando la roba arriva a Sendico decidi tu quando ti fanno il pacco dall'est. Che bellezza. E visto che si parla di roba usata, vi dico soltanto che in un grosso negozio di Akihabara c'era la sezione DVD, usati, la sezione action figure usate, hentai usati. E io ho detto no. Ma loro sono sempre molto, non ti preoccupare, cioè loro usato è l'hanno usato i guanti, ma comunque loro lo aprono, no. Vedono che non è gradato come vogliono loro, lo chiudono e lo riconsegnano. Esatto, hanno la seconda copia tutta croccante, poi no? siamo bassi adesso li aggiustiamo. I Gunpla usati si comprano sempre in Giappone. Va bene. Direi di abbiamo detto abbastanza cazzate. Non so, Samuele, vuoi dire qualcosa? Sì, non finiremo questo. Di certo. No, mi dissocio completamente da queste cose. Ti dissoci da tutto quello che abbiamo detto. Assolutamente. Molto bene. Non ho intro particolari da fare, anche perché oggi sono molto molto stanco e molto accaldato. Oggi posso confermare che Samu non ha fatto un cazzo tutto il giorno. Un cazzo. È stato da Nicola, quindi non hai fatto un cazzo. Quindi, in realtà mi sono svegliato all'alba perché avevo i lavori in taverna. Non ho fatto un cazzo tutto il giorno. In tutto questo io ho un ventilatore qui dietro che spinge di sventolarmi, in realtà mi arriva pochissima aria, ma abbastanza da darvi fastidio al microfono, chat, non so voi. In ogni caso, entrambi gli schieramenti ho deciso che vi voglio bene, ma non così tanto, quindi non lo spegnerò. Cioè, va bene, ma c'è un livello che è il livello ventilatore, a cui non siamo ancora arrivati. È giusto. No. Allora, ma io ne approfitterei per fare un minuto di spam, perché sono uscite le iscrizioni del Free RPG Day. Cioè, ma ci sta. Non che serve. Brutti, non che serve, perché poi è tutto finito. Quindi. No, ma non è vero che è tutto finito. Ci sono ancora tipo 300 sessioni. È tutto il giorno che sto coglione dice che non c'è niente. Nonostante siano usciti a un orario molto strano. Le 11 di mattina? Del lunedì, mannaggia a Pedro, a lui e quell'altro coglione che è il tuo capo, che non volevano mettere l'evento alle 11 di mattina. Quel cazzo è il loro problema. Cioè, pausa caffè, prenoti l'evento. Comunque andate a vedere Free RPG Day. Se ci sono le persone brave, mettete dei link. Hai delle persone brave in questa chat? Sono tutti Non ci scommetterai, può darsi. Dipende che serata. Vi mando io, lo faccio io. Comunque, Free RPG Day 25 giugno. Venite, perché c'è tutto il mondo del gioco di ruolo. Ci sono una marea di sessioni, c'è qualsiasi roba. Se non venite, non vi piace il gioco di ruolo. Basta, mi dispiace. Siete... delicatissimo. C'è anche Samuele che non fa niente. Anche lì. Gioco. Non so se hai visto. Ah, bravo. Ci sono anch'io. Giochi. C'è anche Gian, c'è anche Intel. Sara, tu ci sei? No, non ne sapevo nulla. Vieni, sei ancora invitata, vieni. Eh sì, ma quando è sabato e domenica, suppongo. Solo sabato. Sabato 25. 25, dove? Alla casa dei giochi. Sesto San Giovanni. Sì, Sant'Uguzione. È un bel casino per me sabato, però proviamo. Vabbè, se arriverai saremo felici di averti con noi.
Ci sono 300 tavoli, 300 sessioni in tre turni, si gioca tutto il giorno, tutto completamente gratuito, venite, vi ho messo i link, bene. Fatto questo momento di spam, avete visto con che cuore, visto che organizzo questo evento, quanto mi piace ancora parlarne dopo settimane che lo organizzo. Secondo me è giusto fare un ulteriore spammino, che poi è uno spam molto buono e molto meritato questo, ovvero vi ricordo che finita la musica di soundtrack classica del buon Pezzer, che adesso ci sta mettendo buona una monnezza che sta facendo un po' bioccare, è partita la sigla della campagna in anteprima, questa sera in anteprima definitiva, cioè quello è il pezzo, e ringraziamo i Supernova Collective che tra l'altro sono in chat anche in questo momento, so che sono molto presi bene con la campagna, stanno seguendo tutti, tutta la sessione zero dall'inizio alla fine, quindi grazie mille ragazzi. La sfruttiamo. Io ho un altro ringraziamento da fare invece, il buon Saverio, che si è offerto come paladino dei disgustosi per fare la scheda editabile che userete voi. Ancora la grafica non è definitiva, ma ha preso quella che era la scheda di Crystal che io non avevo editabile, cioè bordello. Vergognoso. Sì, una roba disgustosa, una roba schifosa, lo so, ma io sono un essere umano disgustoso. E adesso arriviamo anche ai pet, non temete. Yes. E sostanzialmente, quindi grazie a Saverio perché ci ha fatto la scheda editabile che useremo per giocare. Poi la grafica sotto la cambieremo dopo stasera, però stasera se volete ve l'ho messa in... ve l'ho messa nella nostra chat, scaricatevela pure perché su quella potete cominciare a mettere e pasticciare i tratti. Adesso vediamo cosa dovremo io fare. Io ti dirò che mi hai battuto sul tempo perché ho fatto una scena apposita in cui mostrare la scheda mentre poi io compilerò quello che riesco questa sera. E avrei ringraziato ovviamente il buon Sbini anche lì sul momento. Abbiamo anticipato. Sbini! Grande Sbini, numero uno. E poi pet, Samu, non so se vuoi dire qualcosa sui pet. Ma in realtà anche quelli, se vogliamo, possiamo anche vederli così adesso per scioglierci. Facciamo una scarellata tanto alla fine, sono quattro immagini in questo momento. Anche se una è particolarmente densa. Sì, quindi... ci sono state molte cose fighe, anche molte idee fighe non disegnate. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dovrò aggiustarli man mano perché sono tutte di dimensioni diverse le immagini, ma portate pazienza. E dovrei riuscire a ricordarmi di importarle in ordine. Che mi sono arrivate quantomeno. E partiamo con il soprannominato Shiba fierissimo. È fierissimo. È veramente fierissimo. È uno Shib. Aspetta, però il leone è un maschio o una femmina? Non lo sappiamo. Perché in base a quale zampa è alzata, o è maschio o è femmina? Ah sì, non dipende dalla criniera. In realtà loro hanno un nome, tra l'altro, in realtà. Quei sì. Sono gli Shiza. Sì, sì, sì. È fighissimo perché tutte e quattro le immagini che ci hanno mandato hanno dietro una lore gigantesca, cioè è allegata tutta la giga spiegazione del... perché alcune anche super strutturate. Bravissimi comunque. Sì, 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 verissimo, verissimo. Procedendo in ordine, la seconda arrivata, forse è proprio quella, adesso sto guardando, forse è proprio quella più corposa perché non parliamo di una proposta... ma sei proposte in uno. Sì. Molto bello. Dove è difficilissimo tra l'altro scegliere quale. Voi di questa? Così. Cicciata. Forse la 5. Forse la 5. Sì, la 5. A me piace anche la 1. Però. Io da Edgy avrei detto la 3. È un po' misteriosino, un po' Edgy. Oh, come sei, sì, Edgy. Ma dai, ma da dove hai fuori? Tu hai detto Tokyo Ghoul, ma smettila. No, dai, la 5. Ah no, è a Mario Academia tantissimo. Poi, procedendo, abbiamo un altro Shiba Inu. Eccolo qua. A me sta coda rotolosa. Quando dorme sulla coda rotolosa, eccolo qui. Sì. Questo con tutta la descrizione annessa, tutta la spiegazione, incredibile. Sembra Elden Ring. È stupendo poi, cioè, ma complimenti a tutti. Infatti tutti super bravi, Tranne un caso che vedremo per ultimo. E spiegheremo. Però bravi comunque. Bravi comunque, cioè, vediamo che c'è una logica. Il quarto di questa sera, l'ultimissimo che mi è arrivato tra l'altro per via super traverse perché non aveva Instagram la disegnatrice, è questo qui, che devo riuscire a incastrare, con tanto di, e questo sfugge persino alla mia lore, hashtag e tag scritti a mano sul foglio. Bellissimo. In un metaverso incredibile, esatto, del fisico che si mette al digitale. E ultimo, ma non ultimo, che devo andare un attimo a ripescare per via ancora più traverse. Questo è gigantesco. Un tantino in picciolie. No, Gian. È no, Kirby Gian. Che ha mangiato qualcosa. Ah, no. Okay, allora, no, questo è stato fatto da due disgustosi con la premessa del... Mi faccio anche cagare a disegnare.
Però abbiamo un concept incredibile. E c'era tutto un papiro lunghissimo della lore di questo pupottino qua. Molto, molto affascinante. Prestazione artistica a quello che è, ma tanto concetto di. L'idea c'era, l'idea c'era. Oh, magari comunque così. Vi siete lanciati. È palesemente una farfalla con il cappello di Jotaro. Sì. Sì. Che tra l'altro il cappello è una citazione a Ino di My Night Academia. Sì, cioè, c'era tutta una spiegazione per tutto. Perché giustamente ha detto lo studio che fa l'anime è lo stesso. Esatto. Anche a me, quello mi ha fatto. Ho capito. Erano buon gustai. Erano sono buon gustai. Io non credo che siano morti. Spero non siano morti, tantomeno. E ho lasciato questa per ultima, nonostante in realtà sia arrivata per terza. Per due motivi. La prima è perché abbiamo deciso, completamente improvvisata, di non decidere questa sera uno di questi pupottini, ma semplicemente, siccome stasera concludiamo la sessione 0 e giocheremo effettivamente ufficialmente dalla settimana prossima, ok, avete un'altra settimana di tempo se volete per mandarci altri disegni ancora, con la riprova del non dovete essere artisti, ok? Cioè non è che dovete mandarci la grafica ufficiale che poi noi useremo, basta una bozza, basta uno schizzo, basta anche un concept, anche scritto banalmente, certo il concept scritto su Instagram è un pochino più difficile da condividere, ma noi apprezziamo anche il pensiero, come appunto in questo caso. Yes, bravi tutti, comunque a me piace sempre quando vedo la gente che si mette in gioco, perché tra dire e il fare assolutamente c'è sempre di mezzo il mare. Detto questo, ma intendi il male detto in giapponese, il sì, mare. Sì. Il mare. Che è un negozio di tipo una pescheria che si chiama il mare. Sì, però è cattiva. Sì, è cattiva. Che c'è dentro un nemico di Jojo quando ci entri. Esatto. No, è la pescheria in cui si rifornisce Tonio Trussardi, scusa. Sì, sì, tu entri, gli dai degli euro invece che degli yen e lui si piega in due dietro al balcone. Massacra. E gli euro diventano yen e viceversa. Fine del potere. Se no fai tipo la nonna con le 10.000 lire messe così di nascosto nella mano, piegate. Esatto. Allora, stasera faremo una cosa che solitamente faccio quando preparo Blades in the Dark. Mm-hmm. Cioè, mi sono dato delle regole, ma in parte le ignorerò. In realtà non è vero. Nel senso che dobbiamo finire di creare alcuni elementi di contesto e nel farlo dobbiamo creare i nostri personaggi. Però visto che alcuni degli elementi che creeremo sono molto importanti, quello che vorrei fare con voi è decidere un archetipo del vostro personaggio. Questa è una regola del sistema. Ogni personaggio è legato a un archetipo del mondo in cui si trova. Se avete giocato, per esempio, Fabula Ultima, visto che ho visto Galletto in chat, ciao Emma, una cosa di quel tipo, cioè un elemento che esiste all'interno del mondo di gioco, che è contestuale all'interno del mondo di gioco e che definisce il vostro personaggio. Dopodiché noi da lì andremo a vedere meglio questo archetipo, quindi non deve essere uno stereotipo troppo forte, ma comincia a dirci chi è il vostro personaggio all'interno della serie. Sostanzialmente qua siamo nell'ambito, vi ricordo che le schede che facciamo adesso sono le schede di voi come personaggi normali, quindi non siete ancora Majocco, anche se addosso potreste avere elementi particolari, lo vedremo. Però di base adesso scegliamo l'articolo che potrebbe essere, faccio il sunto, è vero, scusate, hanno ragione. Faccio prima un rapido assunto, però l'archetipo sostanzialmente potrebbe essere la studiosa, la presidentessa del club di sto cazzo, cioè, quindi capite un po' cosa vi interessa giocare. Il mio consiglio sull'archetipo è una delle poche cose su cui potete stare un pochino vaghi, per esempio in Crystal Saga gli archetipi erano il mago nero, la maga nera, la canaglia, queste cose qua, ok? Quindi se fosse un fantasy potrebbe essere il paladino, qui avete uno spazio differente. Quindi mentre voi cominciate, chiaro che la Gary o lo Yankee sono... assolutamente sì. Quindi mentre voi fate questo, io faccio un veloce riassunto su quello che ci siamo detti, abbiamo deciso, l'abbiamo fatto l'altra volta abbiamo cominciato a fare la sessione zero, abbiamo cominciato a definire tutta una serie di cose molto importanti per giocare a questa roba. Giocheremo un genere Majocco, Majo, Shoujo, quindi le ragazze magiche, un genere molto classico e molto tipico, ormai molto conosciuto. Abbiamo fatto una sessione zero che è stata fatta da me, la struttura di questa sessione zero è stata costruita da me insieme al buon Riccardo Mustacaverni, che salutiamo, che avete visto su questo canale con 5 anelli e anche altre cose. Il sistema che useremo è il Materia Engine, che è il sistema che sta dietro a Crystal Saga, che è il mio primo show GDR che trovate mercoledì su Spotify, Google, cascazzi vari. È un sistema pensato per giocare in show, quindi è una cosa molto particolare, lo vedrete. Detto questo, abbiamo deciso di giocare nella Kyoto moderna. Quindi giocheremo a Kyoto. Per chi non conosce Kyoto è una città molto storica e tradizionale del Giappone, situata non lontanissima da Tokyo, ma un paio di ore di Shinkansen. Nota dalla regia,
noi avevamo deciso di giocare da un'altra parte, ma a un certo punto adesso ha detto: se non giochiamo a Kyoto, io troppo. No, voi avete fatto una scelta, poi avete fatto un'altra scelta e ho detto: a quel punto, se non giochiamo a Kyoto, siamo gli stronzi. E voi avete detto, siamo avevo edulcorato il messaggio, ma non devi. Dopodiché abbiamo deciso da dove viene il potere di queste Magical Girl. Abbiamo deciso che il potere arriva dal mondo degli spiriti, quindi dal mondo dei morti, dal mondo degli Yurei, degli spiriti. Qua quindi non stiamo parlando, per chi conosce un po' la tradizione sia degli anime ma anche giapponese, non stiamo parlando né degli yokai, quindi dei mostri tipici che solitamente sono legati al mondo naturale, né dei kami, che sono le divinità sostanzialmente, o comunque altre tipologie di entità. Stiamo parlando degli spiriti, quindi gli spiriti del passato e gli spiriti dei morti. Qual è la motivazione del potere? Questa è una storia di bene contro il male. Chi darà il potere, lo vedremo poi quando giocheremo, ovviamente non è che voglio spoilerarvi tutto. Chi darà il potere è un'entità buona. Le nostre Magical Girl si batteranno contro il male. Quindi non è una storia alla Madoka Magica. Il potere non è un potere ossessionato, è una cosa molto più chiara, molto più netta. Chi è il lato oscuro, quindi chi sarà l'avversario delle nostre Magical Girl? L'inversione del potere, quindi probabilmente delle Magical Girl oscure, tutta una serie di nemici che magari hanno dei poteri anche simili, ma che si occupano già gongola. Già gongola. E che... Io voglio dei Magical Boy Sex Offender. Lo che... sapevo. La non richiesta avevo proprio di ordinanza restrittiva. Vedremo perché anch'io mi piace farmi le mie seghine da master, specialmente quando gioco Magical Girl. Però non vi voglio dire niente. Però. Quindi, com'è la trasformazione? La trasformazione è una trasformazione singola. Cosa vuol dire? Che ogni Magical Girl avrà il suo oggetto speciale, la sua cosa identificativa, ma abbiamo deciso che comunque avranno una linea comune. Cosa vuol dire? Che ci sarà un elemento ricorrente, poi vi dirò stasera cosa ho pensato a riguardo e mi direte se vi piace. Ma banalmente stiamo giocando una roba più alla Madoka visivamente che alla Sailor Moon. Se vi ricordate, le guerriere Sailor hanno tutte lo stesso tipo di divisa, hanno tutte comunque lo scettro, che poi può variare, ma di base è lo scettro fatto in quel modo lì. E mentre invece le Madoka Girl hanno una c'ha la spada, l'altra c'ha il fucile, l'altra è proprio una classic Magical Girl, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi loro saranno più verso quel tipo lì. Quindi ognuno di loro avrà qualcosa di particolare. Detto questo, chiaramente questo l'abbiamo deciso in settimana, perché mi sembra giusto, Gian, Samu e Pedro giocheranno dei personaggi femminili, ovviamente, delle Magical Girl pure e dure, mentre invece Sara ci delizierà con un personaggio maschile, ma potremmo dire fluid, quindi un personaggio un po' queer. Lo sto spoilerando subito! Così proprio la trompata... Io troppo, ma non troppo. Io stuzzico i disgustosi perché secondo me potremmo anche confessare che già settimana scorsa in realtà abbiamo detto della roba. Oggi incariamo la dose perché io, Pedro e Gian eravamo d'accordo sul basarci su un certo tipo di personaggi, diciamo un certo trittico. Vediamo se, nonostante siamo un quartetto comunque, conti fatti, vediamo se. Esce la citazione in chat. Avete un po' di tempo prima che andiamo effettivamente a sviscerare i personaggi. Cioè, provateci. Sul tema queer, dico una cosa importante che dico a tutti i giocatori e giocatrici e dico anche alla chat. Giocheremo, nonostante non entreremo nel valico incredibile della tematica queer nel Giappone, perché io non ne ho le competenze per farlo e non l'ho sicuramente per farlo in roleplay, ma quello che faremo è gestire il mondo, come si suol dire, come un gioco Hugbox, cioè il Crystal Saga non ha gli strumenti per parlare, per affrontare le tematiche queer, non è un gioco come Cuore di Mostro che parla di questo, ma sostanzialmente la tematica ci sarà, ma sarà una tematica che il mondo in un certo senso riconoscerà, che è un po' quello che è successo sempre nelle serie ma gioco in realtà da un certo momento in poi, cioè da quando hanno cominciato a scrivere le persone che volevano anche parlare di questo. Sailor Moon sicuramente un riferimento di questo, non la versione oscena che è stata portata a pezzi nella nostra nazione, ma la versione originale su questo era molto avanti. Grazie Kuara. Certi personaggi si parlassero con certi pronomi o si riconoscessero in un certo genere era una cosa che nel mondo della narrazione era ok, cioè non era un problema. In questo poi lo vedremo come giocarlo, lo dirò anche dopo, però era importante dirlo, perché altrimenti
chiedo, anche se in realtà è più una tematica appunto di Sara, quindi in realtà poi sarebbe a lei e poi a te che gestisci il gioco. È una tematica di tutti, però. No, però appunto chiedo lo scopo, quindi ovviamente giustamente ti ho detto non stiamo giocando a Cuore di Mostro, lo scopo è giocare con la roba lì ma non con l'intento di sensibilizzare sull'argomento, è solo giocare con quella roba. Non userei il termine sensibilizzare, ti direi che per fare un'analisi tra i giochi che sono giochi queer, che giocano la tematica queer, e i giochi che sono Hugbox, questa è una definizione che è arrivata dalla fantastica Marta, che saluto, che mi ha dato una bella consulenza con tutte le cose che io faccio, Marta Palvarini, andate a vedervi le sue pubblicazioni, le sue cose, perché top, lavora sia con me che con Pedro, che con tantissime realtà. Sostanzialmente questo è un elemento caratterizzante del personaggio di Sara, esatto. Non è una tematica di gioco, che cosa vuol dire? Che non andremo, cioè, è una cosa che è sullo sfondo, che è caratterizzante, non è una tematica che il gioco non ci dà meccaniche per approfondire e parlare di questa meccanica, ma l'elemento c'è, caratterizzante, fa parte della storia, quindi non è una storia su quello, perché il tema è molto forte, quindi diventerebbe una storia molto focalizzata su questo, ma il personaggio è un personaggio che ha questa tematica, che è, Sailor Moon è l'esempio secondo me caratteristico di questa cosa, cioè nel senso Sailor Moon ha tante tematiche familiari al suo interno anche, però quella è una delle tematiche, non è l'unica tematica, quella è una cosa che c'è nella caratterizzazione del personaggio, che è importante ma che non è il punto focale della serie, se vogliamo fare un esempio. Poi giocare di ruolo è diverso che guardare una serie, quindi sono paragoni che se devo fare un paragone GDRistico, un gioco come Thirsty's World Lesbian per esempio è un gioco, o come La Leggenda dei Cinque Anelli, La Leggenda dei Cinque Anelli è un gioco Hugbox, perché il fatto che i personaggi possano essere queer è assolutamente gestito all'interno del gioco, ma non è una tematica di gioco. Non puoi parlare di quella roba lì e tirarci fuori, se vuoi, anche un ragionamento complesso fuori. Questo è come master gestirò un po' la cosa, come lo dico anche a voi giocatori, perché dobbiamo giocarla insieme. Come faremo questo? Banalmente, come in realtà, ma ripeto, non voglio entrare nel discorso sociopolitico perché è un puttanaio, il personaggio di Sara si presenterà come vorrà, e il modo in cui si presenterà è il modo in cui sarà riconosciuto all'interno dell'ambientazione di gioco. Quindi se il personaggio di Sara si presenta come un maschio, un personaggio che è maschile sostanzialmente, oppure femminile, oppure non binary sostanzialmente. Bene, detto questo, avete delle proposte sugli archetipi? Avete delle idee? Ce le abbiamo. Sì, tendenzialmente. Dovete scriverlo nello spazietto archetipo sulla vostra scheda. Dai, sparate, che sono curioso. Intanto mi apro la finestra. Allora, chi di noi tre, io non sono, diciamo, non sono Usagi, io, nel nostro quartetto. Ma l'hai spoilerato! Sì. Gian è quello che spoilera nel nostro gruppo. Io dico solo che non sono Usagi. Allora, però quindi, Gian, io voglio una cosa avanti da te in questa campagna, perché tu hai detto una cosa e io vorrei veramente vederti giocare quella cosa, lo spero tanto. Alla fine tu giocherai quella cosa che hai detto, perché secondo me è una cosa che non ti ho mai visto giocare. E sono una volta sola te l'ho visto giocare, sono molto curioso. In questo vi dico che io non mi ricordo se martedì o giovedì, probabilmente martedì, reduci dalla sessione zero, ho chiacchierato molto della creazione dei personaggi così con la chat. In tantissimi hanno scommesso su Gian personaggio, etichettiamolo edgy. Quindi una nuova riproposta, nonostante io gli abbia sottolineato i lega, ma vi abbiamo detto che non giocheremo gli stessi sapori, ma Moro Zoreru ha fatto, ha cioè, dato, non giocheremo di nuovo quella roba lì, quindi però loro scoprono, ma è troppo nelle corde di Gian, gli esce troppo bene, vediamo. Penso che anche lui abbia voglia di cambiare. Anche però, secondo me. Anche per quanto sono sia molto bravo a fare leggi, e anche nel doppiaggio gli facciano sempre fare degli stronzi apocalittici. Ma io comincia allora. Penso che ci piacerebbe a tutti, correggetemi se sbaglio, gestirla al... Dimentichiamoci che siamo live e che chiariamo letteralmente fra di noi del cosa ci piacerebbe. Oltre certo, che rendere partecipi la chat del... Noi abbiamo, ci siamo già detti in una birrettina clandestina a Modena, ok, vogliamo giocare tutti archetipi molto distanti fra di loro, perché è molto magioco come cosa, essere molto molto distinti, diverse, ognuno è il suo. E c'è stata non una suddivisione dei ruoli, ma erano tutti d'accordo del Mamoru ha già dato, quindi quella roba lì probabilmente Gian non sarà interessato. A te pare Gian qualcosa di diverso, povero ragazzo. Chi vuole aprire le danze? Dai, vabbè, visto che si è fatto tanto fiocco su di me, inizio io. Dai. Il mio archetipo è la timida secchiona. Bellissimo!
Sono felicissimo. Plot twist. Gian. Sono felicissimo. Ma aspetta, perché poi io ti darò anche il disegno, diciamo, l'idea a livello estetico. E secondo me tu la coglierai e dirai: oh, buon gustaio. Bene. Pochi dubbi su questo. In chat non ho capito. Come non ho capito? Cosa c'è di più? Non stiamo giocando D&D, stiamo giocando un gioco che in realtà non esiste ancora, che è un sistema. Più che un gioco, si chiama Materia Engine. È il sistema che c'è dietro lo show GDR che ho fatto uscire su Spotify, che si chiama Crystal Saga, ed è una mia creazione con cose rubate qua e là. Poi magari parleremo anche di quali sono, magari in un altro momento parliamo anche delle ispirazioni. Abbiamo già parlato in realtà sul canale di Samu. Ma domanda, visto che Sparx butta in chat timida secchiona tettona, ovviamente, ma giocando delle sedicenni, quello è un'altra cosa. Giocando alle sedicenni è concesso o è un po' troppo questo? Allora, vabbè, non so, tu non ti ricordi cos'erano i 16 anni, probabilmente. Non io. Ma sembravano ovvio. Però è la pubertà. Allora, il discorso qual è? Giocando personaggi di 16 anni, una parte di quell'aspetto sessuale, se vogliamo, puberale, inevitabilmente ci sarà. Non penso, visto i temi che abbiamo messo in gioco, di spingere troppo su quella cosa, ma chiaramente non siete bambine, siete delle adolescenti. Quindi il tema, come abbiamo detto l'altra volta, non è più la fine dell'infanzia e inizio dell'adolescenza, ma la fine dell'adolescenza, il diventare donne. Cos'è il concetto del diventare donne? Quindi sicuramente questa roba ci sarà. Occhio, perché questa è una roba che rende immediatamente ecci. Cioè, se giochiamo un anime, il fatto, disse l'uomo con la maglietta di Calliope, se giochiamo un anime, se voi spingete su quella cosa diventa immediatamente comica o pervertita. Cioè, nel senso, dove in mezzo c'è questa grande livella che si chiama Ramma, che è riuscito a fare tutte le cose insieme, però occhio a che tono data la cosa. Quindi io non la spingerei troppo, però se è una roba che vi può interessare per qualche motivo, mettere un tratto di questo tipo vuol dire parlarne. Quindi io ci metto niente a imitarvi a Posai, missione esercizio. Ah, Ramma, ti prego, fammi vedere le mutandine. Ecco, diventa questo, diciamo. Quindi io lo sconsiglierei. Però, cioè, vediamo, dipende quanto vogliamo giocare seri. Sicuramente ci saranno dei momenti, comunque ci devono essere dei momenti leggeri. Sicuramente, in tutte le serie ma gioco ci sono. Anche in Madoka Magica. Però bisogna capire bene qual è la manovella. Questo lo vediamo, lo dobbiamo un po' capire. Insomma, alla fine di stasera lo capiamo. Bene. Io ho dato. Tu hai dato, chi butta? Va bene, vado io. Vai. Vai, Pedro. Sono molto curioso, che direi. Il mio personaggio, la mia bella magiocchina, il suo archetipo è principessa inavvicinabile. Cosa trampato? Già sento le musiche di Love is War nell'aria. Avrei bisogno di un chiarimento, ma... Si chiama Kaguya, quindi, sicuramente, il tuo personaggio. Sto già malissimo. Ciao. O qualcosa del genere. Però è la principessa inavvicinabile. Vabbè, mi sembra abbastanza chiaro che tipo di personaggio giocherai. Se hai dubbi, Samu, chiedi. A me è abbastanza chiaro di cosa stiamo parlando. No, mi piace scoprirlo un po' alla volta. Ok. Però parliamo di un personaggio, quindi di estrazione sociale, parliamo di quella roba lì. Chiaro. Ok. E giustamente dicono, c'è solo da ammirare, non c'è da... Se non potrò avere Morgana, diventerò Morgana. Esatto. Basta, hai spiegato. Esatto. Hai spiegato il personaggio in un nanosecondo. Bene. Samu? Io avrei lasciato Sara. Vai, Sara, che cosa hai? Ma io non ho scelto. Vuoi scegliere insieme? Allora, sì, sicuramente, perché io, Rosso, ha ricevuto una sbrega così su Word. Ha sbagliato proprio Master. E mi ha detto fly down. Io sono una che quando crei personaggi, a parte con Run, perché l'abbiamo creata qua insieme. Lo so. Usa quel modus lì, proprio... che ha funzionato. Sì, ma allora... Però secondo me tu hai delineato delle cose che funzionavano, quelle estetiche secondo me funzionavano, quindi sì. Quelle ci ragionerei. Assolutamente. Perché c'è già diversi archetipi lì che puoi andare a prendere. Perché possiamo dirlo, chat. Sara ha poi immaginato un personaggio molto bello, molto, come dire, etereo anche in un certo senso. Sì, immaginate. Cos'è una manazzata di Gian? Ah, vai. Posso suggerire
il bel studente trasferito. Se vogliamo renderla leggera, sì. Io no, perché lascia il mistero del chissà da dove viene. Perché magari non vieni dalla terra o dal mondo dei vivi. Questo no, non cominciate a fare casino. Quello era nella mia sbrega. Quello che ho detto, la prima parte mi piace, questa scorda. Per ora. No, dovrete giocarvela, perché questa è la bastardata del gioco. Loro dovranno fare i personaggi su 6 tratti. Poi dovrete giocarvela voi, cioè quei tratti possono cambiare nel corso del gioco, quindi... Ma nel corso del gioco. Quindi, allora, il bello studente trasferito non è male, volendo anche un classico archetipo su me, Sara, di quella roba lì, può essere il capoclasse. Cioè, tutte quelle cose che, secondo me, a meno che non hai il ragazzo misterioso. Sì, volevo più il ragazzo gentile misterioso, tipo... immaginatevi Kurama misto a Griffith come look. È un strano mix. Posso dire che Griffith non è esattamente quello che mi stava dicendo però sono nella mia testa. No, Griffith ok, però il sognatore, okay, sì, sì. Andiamo nella merda. No, tranquilli. Lost, no, secondo me gruppo. Adoro visivamente Griffith, cioè nel senso lo vedo cioè okay, un personaggio sì, con i sì, capelli sì, bianchi sì, che è un po' fluido, quindi sembra quasi una ragazza perché ha questi lineamenti molto, molto fini, però è un ragazzo, quindi tutte le ragazze impazziscono. Questa roba qua io la vedo abbastanza molto androgeno, la sì, vedo molto quello sì. Dobbiamo sì, trovargli sì, però un archetipo, solo l'aspetto fisico, nel senso, per far capire anche alla chat, è il classico personaggio, mi viene più come esempio Kurama però di Yu Yu Hakusho, anche perché siamo in tema spiriti, il classico personaggio che appunto non si capisce il suo gender, però il doppiatore è una donna, quindi dici certo, ah aspetta certo, che casino, però come e anche quindi... il protagonista di Assassination Classroom non conosco, ma ok sì 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 sì, confermo. Tutti sì, pensano, sì, allora una cosa del genere sarebbe, cioè mi immaginavo che fa il club di Kebana, cioè che fa le composizioni floreali perché ha un animo gentile. E beh, allora è questo, è un ragazzo sì, gentile, è un animo sì, gentile. Sì. Vabbè, questa beh, è anche animo gentile, credo che possa bastare. Gentile. Animo gentile è molto bello. È proprio quella roba lì, cioè quell'immaginario di perfezione che hanno le altre studentesse, cioè lui è l'idolo. Sai che sei un idolo, no, vero? È continuato... Oh, sì. Sta continuando il meme. Ah, ma quindi anche Berserk è un magiocco? Sì, 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 no, ma... Una trasformazione c'è stata, io ve l'ho detto la volta scorsa. Ma anche più di una. Ecco. Sei un idol, sei un idol. E gli compare l'armatura. Sì, sei un idol. Sì. Sei l'idolo della scuola. Può essere o l'idolo della scuola o un animo gentile. Per me sono entrambi molto, molto belli, scegli tu. Pensaci anche su un attimo, però abbiamo capito che cosa Sara giocherà. Sì, penso, sì, immagino, sì. Quindi intanto vada Samu che ci penso. Secondo me, Sara, ti do un elemento su cui gestire la seconda parte, cioè gestire parte dell'archetipo. Se è un personaggio distante, perché questo genere di personaggi lo vedo come un personaggio molto distante, etereo, quindi una persona che è anche molto rilassata, tranquilla, però distante, oppure se è una persona molto gentile, veramente molto gentile, cioè molto generosa. Quindi secondo me questo è un po' quello su cui devi ragionare. Il caratterizzatore è questo, perché ho già ragionato. Essere etereo. Quindi lui sta per i cazzi suoi che guarda il sole con la finestra. Sì, e dietro 18 persone sì, che lui guarda sì, sì, però, direttamente tipo... 45 gradi fuori dalla finestra dall'ultimo banco e all'angolo della scuola. Proprio quello, però comunque i suoi voti sono buoni in graduatoria. Sì, sì, è un bravo studente. E quindi c'è sempre intorno: ah, che bravo che sei, che figo. Adesso capiamo, allora sappiamo che una parola è etereo, adesso capiamo l'altra. Ok. Allora, questa cosa leggermente mi aiuta perché in realtà io penso di star percependo il personaggio di Sara, l'intenzione di Sara, diversamente da quello che stavate dipingendo voi. Infatti la mia idea era quella di fare, il mio archetipo sarebbe stato, ma posso cambiarlo in qualsiasi momento, l'idol dal cuore puro. Quindi la ragazza bella, brava, buona, sempre gentile con tutti, che però mi state dicendo essere molto simile a quello che forse voleva fare Sara. Attenzione. Faccio un passo indietro immediatamente, te lo attenzione, lascio fare. No, e dipende, perché c'è solo diversi, ma vuoi
tu vuoi fare la ragazza popolare, tu vuoi fare la cavalleria super amata, super apprezzata. Lei invece vuole fare l'animo gentile, il bravo ragazzo che viene guardato dalla distanza, ma non è popolare. Cioè, tu diciamo godi della popolarità, per lei è un effetto collaterale che non gli interessa. Potrebbe essere un elemento di qualche battibecco, secondo me. Cioè, allora, a me sta bene, anche se tutte e due siamo una sorta di idol, non è quello il problema, è che... Occhio, attenzione, attenzione, alzo la mano, siete tutte idol, siete Majoko. Beh, chiaro. Sì. Quindi tutte voi siete, Majo Shoujo, siete tutte quante, a vostro modo, un archetipo di purezza. Certo. Perché le Magical Girl sono quella roba lì. Cioè, come Sailor Moon e Sailor Venus, cioè nel senso, entrambe erano le tipe gnocche, roba del genere, le Sailor più importanti, che avevano i loro battibecchi ogni tanto, ci sta, con Mars, Venus, Mercury e Jupiter che contornavano con il giramento di cazzo e la noia del dai, vi prego, ogni volta. Secondo me, allora, quello che stai dicendo tu, Samu, è la ragazza popolare. Esatto. Che è una cosa molto chiara, cioè nel senso... Così mi funziona perché, correggetemi se sbaglio, siamo tutti molto diversi, cioè dove... la ragazza di Pedro è quella un po' appunto impossibile, intoccabile. Quella di la ragazza di Pedro sì, è la figlia di qualche industriale, probabilmente, o di qualche professore. Cioè, mi sembra una quella di Pedro mi sembra una questione economica, sociale. Sì, quindi una persona elevata. Caratterizzata dal volerlo essere. Mentre invece, se ho capito bene, il personaggio di Sara. Questo non lo sappiamo. Non ancora. Io ho colto della mimica da parte di Pedro, è abbastanza chiaro. Cazzi tuoi, però i tratti, poi dovete giocarvela su sei tratti. Cazzi, tutta roba esterna deve essere, quindi occhio. Occhio. E quindi ci funziona l'idol dal cuore puro? No, l'idol dal cuore puro non vuol dire un cazzo. Come la sintetizzeresti? No, che idol dal cuore puro, siete tutte idol dal cuore puro. Dal Beh sì, ognuna di voi è declinata, dovete decidere che cosa siete come archetipo, nel senso, se sei la idol della scuola, se sei la idol della scuola, sei la ragazza popolare della scuola, che magari poi fa la idol, cioè nel senso, magari poi veramente prova a diventare una idol, quindi è quella che va a fare i concerti al mercato rionale. Una reference che mi hanno dato molto molto forte era Rossana, che è un'attrice. Cioè, sì, è un'attrice che non volevo fare. Ma è un idol, cioè nel senso quella roba lì. Giovane attrice. È famosa anche fuori dalla scuola. È un tema. Occhio, occhio, perché qua, occhio, adesso ve lo dico, qua decidete di cosa si parla. Cioè nel senso, occhio, perché avete fatto una scelta importante, che è Kyoto. Kyoto è tradizione. Quindi ci sta, ma dovrei giocarmi probabilmente l'idol molto tradizionale. Nel senso, secondo me, più alzate l'asticella, più diventa difficile. Quindi più rimanete nel contesto scolastico, più è facile. Più andate, cioè, la secchiona, per me, la schiena timida per me è chiarissimo che cosa sia. Cioè il personaggio con gli occhialoni, impacciato, con i libri, che magari tutti gli vogliono bene, gli copiano i compiti. La tizia fredda, quella roba lì, personaggio etereo, dobbiamo capirci perché si deve vedere, ma lo stiamo vedendo. Tu devi decidere se la popolarità è un tema, che è un tema molto classico nel genere, tra l'altro, cioè Creamy Mami e quella roba là. Devi decidere però in che contesto, perché se lo porti molto fuori diventa molto difficile, nel senso che tutti gli archetipi che sto vedendo ora sono molto archetipi scolastici, cioè all'interno. Quindi io terrei piuttosto la ragazza popolare, la capoclasse. Cioè quelli sono archetipi un pochino più semplici, che ti riportano un pochino più nel contesto. Perché la idol significa già che poi tu possa essere, il tuo personaggio potrà essere un aspirante idol, e ce lo dovrei raccontare tra i tratti, come sta a te. Quello è un altro discorso. Però io secondo me la ragazza popolare è una roba che funziona se vuoi giocare quella roba lì. Cioè significa che sei famosa, che piace a tutti, che bla 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 bla. Cioè questa roba qua. Quindi nella sfera di quello che sta succedendo qui abbiamo due... Occhio, perché su questo poi deve piacere a voi, perché questo è un gioco che avrà molte anche scene singole, quindi vi deve piacere quello che giocano anche gli altri, inevitabilmente. Abbiamo attualmente un personaggio molto timido, due personaggi che per due motivi diversi sono distanti, e un personaggio popolare. Quindi stiamo parlando di rapporti sociali. Che non c'è. Stiamo parlando della vostra incapacità di avere o non avere rapporti sociali. È un tema che vi interessa, punto di domanda.
perché beh, sì, per me è abbastanza fondamentale. Vi deve, cioè io vi faccio un'analisi di quello che avete messo sul tavolo. Vi interessa parlare di sta cosa, quindi dei rapporti tra le persone. Molti di voi fanno fatica ad averli, quindi è questa roba qua, eh. Per me sì, cioè sono la timida secchione, mi immaginavo proprio tipo è una delle più alte in graduatoria, ma non è cioè ha avuto pochissimi rapporti, tra cui magari anche gli altri giocatori, per motivi, o magari proprio grazie al fatto, alla questione dei poteri, lei potrà avere dei rapporti. Io mi immaginavo proprio che ha avuto un solo rapporto stretto, che ora non c'è più perché è andato in un'altra scuola a Tokyo. Dovrei giocare un tratto interessante su questo. Sì, sì, come sì. Io volevo questo giocarmi sono sola. Perché state, cioè, la cosa su cui porto l'attenzione, che per me è interessantissima, lo state giocando tutti. Quindi sarà un tema che inevitabilmente dovrà essere molto importante, perché il fatto che tu sia famoso, se tu giocherai il personaggio popolare, Samu, comunque parlerai di quella roba lì. Quindi inevitabilmente parlerai anche del distacco dagli altri, perché tu sei popolare, quindi non vivi magari le tue relazioni sociali come vorresti o non puoi. A me piace, io lo terrei su ragazza, io lo terrei su quella popolare, cioè la ragazza popolare. Ok. Però ragioniamoci, pensiamoci, intanto pensate. Manina di Sara. Manina di Sara. Giusto. A me questo tema piace, devo dire. Io me la giocherei sul fatto che il mio personaggio non è che è timido, è che continua a trasferirsi perché c'ha i genitori ricchi e quindi va da una scuola all'altra, e ogni volta per lui si tratta di ricominciare da zero con i rapporti umani, e quindi non è che gli vada più di tanto. Okay. Tipo, si dice tanto, che senso ha? Che senso ha? Però non è non ha astio, non è cattivo. Va benissimo, sei lo studente trasferito. Però ovviamente se qualcuno arriva, ciao, come stai? Cioè sicuramente è sociale, socievole, ma non lo cerca lui. Lo studente trasferito è un tropes che abbiamo visto in 1,5 milioni di modi. E funziona sempre. 1,5 milioni di modi. Funziona sempre. Se sei furba giocherai il tratto divisa diversa, perché sapete che c'è la divisa. No? Quindi cioè vai proprio facile. Secondo me ci sta. Cioè lo studente è trasferito, quindi lui arriva adesso e è il nuovo arrivato, in un certo senso. È uno che si trasferisce spesso. Perfetto. Anche questo parla di relazioni, quindi secondo me rimane molto nel tema che ce l'avevamo detto, di relazioni, tra l'altro, occhio, adolescenziali, quindi di relazioni in un momento di mutamento, quindi relazioni che probabilmente non rimarranno, ma che sono importanti. Quindi parliamo di questa roba qua. Perfetto. Avendo deciso di parlare di questa roba qua, poi torneremo sui vostri personaggi, andiamo a decidere un paio di cose molto importanti. La prima cosa molto importante che andiamo a decidere e che determinerà tanto, perché vi avevo detto, se fosse stata a Tokyo avrei giocato molto coi quartieri. Siccome stiamo giocando a Kyoto, che è già di per sé un'indicazione molto importante dello sfondo, quello che vi chiederò di scegliere adesso è: cosa sarà la vostra scheda di gruppo? La scheda di gruppo in un certo senso unisce i personaggi in Crystal, nel Materia. Qua fa una doppia valenza, cioè definisce e vi unisce anche. La scelta è se la vostra scheda di gruppo parlerà di un club o di una scuola. Qual è la differenza in soldoni? È che se parliamo di club, è probabile che il grande scenario sarà una scuola e i suoi club, di cui uno fate parte voi. E ogni club caratterizzerà degli elementi tipici, un po' come i quartieri che vanno detto. Se stiamo parlando di scuola, vuol dire che la vostra scuola rappresenta una scuola particolare e le altre scuole rappresentano il mondo di gioco, ognuna con le sue differenze caratteristiche. Dovete scegliere quale delle due cose vi interessano di più. Sostanzialmente sono due take, due punti di vista un pochino diversi, ma per semplificarvele in maniera veramente stupida, dovete scegliere se state andando a cacciare i fantasmi nel club di arco tradizionale o se state andando a cacciarli nella scuola dove sostanzialmente la scuola dove c'è la più grossa palestra di Kendo. Cioè sostanzialmente se il movimento, l'action della scena è nei diversi club, potenzialmente poi sarà anche in altre zone, cioè questa è una linea guida, o se è nelle scuole, e soprattutto se volete, quanto volete che i vostri personaggi siano uniti, perché il club è un elemento molto unente che può essere molto divertente da giocare, perché potrebbe portare a dei temi, potreste essere finiti in questo club contro la vostra volontà, tutta una serie di menate,
Oppure invece la scuola, diciamo che è un respiro un pochino più ampio sulle relazioni dei personaggi, che potrebbe starci visto che avete scelto di giocare dei personaggi divisi. Occhio, perché in questo forse è più interessante la scuola, forse è più semplice il club, perché il club vi permette già anche di essere piuttosto vicini, ok? Però scegliete quello che vi piace. Su questo andiamo a scegliere un po' di cose importanti. Io qua dico scuola. Dico scuola perché mi piace che i nostri personaggi siano inizialmente quantomeno divisi nella quotidianità, magari, ed è lo straordinario che li unisce, e perché anche quell'idea di avere i poteri opposti ai nostri come tra virgolette avversari, secondo me quello è più godibile col mistero dell'altra scuola che fa cose. Tipo ogni scuola avrà una maledizione diversa, ogni scuola avrà degli spiriti diversi, ogni scuola esatto. ha una leggenda diversa, ogni scuola... E ogni scuola rappresenterà un elemento diverso. Se vi piace, ditemi gli altri cosa ne pensate. Sono io sono d'accordo valide. Con Pedro. Scuola. Mi piace la scuola? Bene, allora a questo punto dobbiamo capire che tipo di scuola è la nostra scuola. Alla maniera di Crystal, alla maniera del Materia Engine, voi potete quasi sempre creare elementi di gioco. PNG, location, qualsiasi cazzo di cosa vi passa per la testa. Quando la fate gli dovete dare un tratto positivo e un tratto negativo. Quindi dobbiamo capire qual è la cosa buona di questa scuola e qual è la cosa cattiva di questa scuola. Senza forzare troppo, eh? Però dobbiamo dargli un'idea, cioè questa, e cominciamo a pensarlo magari noi e poi lo mettiamo sui tratti. È una scuola molto tradizionale? È una scuola molto moderna? È una scuola molto severa? È una scuola di persone ricche? Cioè, questa scuola qua, di che tema parla? Perché di nuovo di quello. Io propongo il tratto positivo, è una scuola molto rinomata, nel senso se esci da sto liceo è facile che ti prendano in università, anche all'università di Tokyo, che è la migliore del Giappone, quindi è una scuola in cui il con quanto ti diplomi è importante, con gli esami di un certo livello, cioè è una scuola di un certo spiglio, ma è una scuola molto grande, tra virgolette molto popolata e molto grande, per cui è facile tra virgolette sentirsi soli, perché ognuno è concentrato sui propri studi, non è facile appunto stringere legami. Quindi è fredda. Esatto, è fredda. Mi piace. Cosa ne pensate? Sì, era un take che avevo in mente anch'io. Al posto del fredda forse avrei detto che è rigida. Cioè è veramente rigida. Cioè okay, va bene. Per installare ancora di più, secondo me, un senso tradizionale di Kyoto estremizzato, dove veramente è un'accademia con una disciplina a livello quasi militare. Quindi molto soffocante. Ringraziamo l'italiano, perché fredda e rigida possono essere sinonimi in alcuni argomenti. Sì, infatti per me, ma in realtà se mettiamo tradizionale come difetto è chiaro che stiamo mettendo anche quell'aspetto, però secondo me fredda e rigida secondo me dà perfettamente l'idea, anche fredda, cioè io chiarissimo di cosa stiamo parlando, immagino anche voi, quindi occhio, perché come tutti gli elementi di Crystal, tutte le frasi chiave che stiamo usando possono cambiare. Quindi voi in determinate situazioni, in determinati contesti, in determinati momenti di gioco, potreste fare delle azioni di gioco che cambiano i tratti. Questa è una cosa molto interessante, insomma, del sistema. Quindi questi tratti sono elementi di gioco, non li stiamo solo mettendo per caratterizzarli, ok? Sappiate che a un certo punto della serata, probabilmente alla fine, probabilmente ve lo darò per compito, dovrete, la scheda di gruppo è una scheda che avrà a questo punto all'interno la scuola, a cui poi daremo un nome con calma, ci penso io, rinomata e rigida, e ognuno di voi dovrà mettere un tratto del suo personaggio dentro la scuola, quindi qualcosa che collega in qualche modo il suo personaggio alla scuola, che è l'elemento che vi accomuna. Quindi potrebbe essere una molto rinomata per i risultati, campionessa del club di sto cazzo, bla 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 bla, quindi un elemento che parla di voi e del vostro rapporto con la scuola, non necessariamente positivo o negativo, anche neutro se vogliamo. Molto bene. Quindi, perfetto, parleremo di scuole. La nostra è una scuola fredda e molto rinomata. E a questo punto, con questa consapevolezza nel cuore, possiamo fare quello per cui siamo tutti qui, ovvero creare la nostra divisa scolastica. Siamo studentessi di 16 anni, quindi abbandoniamo la marinaretta, addio marinaretta, e dobbiamo invece andare a creare una divisa di un certo tipo.
qua, Musta in particolare ha messo dentro degli, cioè veramente questo diventerà un gioco solo perché la creazione della divisa è veramente incredibile. Vi dico le scelte che abbiamo, poi chiaramente come al solito qua in realtà già c'è una scelta chiamata, però ovviamente vediamo. Il top, le 20 domande alla divisa, bravo, vedo che hai capito. Abbiamo un blazer, una polo, giacchetta o golfino. Cosa scegliamo? Abbiamo delle infografiche, qualcosa? Al momento no, però se le cercate negli anime penso che... Cioè, allora, forse mi serve un esempio. Blazer? Yes. Allora, il blazer è chiaramente quella classicissima, quindi quella con i bottoncini in mezzo col collo alto, cioè quella che c'è in bottiglia. Io avevo il blazer, avevo inteso invece la giacca per quella aperta per la cravatta. Sì, quella è la, quella è la giacchetta. Quella è la giacchetta. Poi effettivamente googlando blazer, cosa che ho fatto, esce quello che dice Peter. Sì, sì, esce Kakegurui, esce Food Wars, esce Host Club, esce Love Live. Sì, sì, esce Persona 5. Poi hai detto, allora, blazer, golfino, poi? Polo. Polo. Polo bocciata, polo bocciata. Polo bocciatissima. No, credo magari con giacchetta. Allora si intende la giacchetta coreana, il Gakuran, quindi quello col collo alto, chiusura alla coreana. Sì, è uguale, cioè nel senso, sì, basta che ci capiamo tra di noi. Tank top e via. Il Gakuran è proprio quello lì, mega tradizionale. Sì, esatto. Però quel take che spesso prende, in cui è molto più esagerato tenerlo aperto. E diventa molto più facilmente l'oggetto mentale del teppista. Invece il blazer aperto. Io infatti allora, sul blazer. La cosa, diciamo, della giacchetta, quella diciamo più americaneggiante, che se volete una scuola che abbia il logo Bella Vista sulle divise, quella è la cosa che, cioè, sto pensando a Igeiro, Rimiya, cioè quel tipo di scuole che hanno la giacchettina proprio con la cravattina col logo della scuola. Quello è un take. Se questa è una scuola molto rinomata, se ci sta andando in quella direzione, però anche la divisa, quella Michitul Gakuran, è un altro modo di far vedere. Magari avrà la spilletta sul collo con il, dovete decidere un po'. Sì, è proprio la differenza tra divisa di persona 4 e divisa di persona 5, cioè proprio... bravo, sì, esatto, quella roba lì. Allora, mi sfugge, cioè, se è una scuola rinomata e moderna è quella di persona 5 sostanzialmente, quindi con il logo, con e poi butto dentro sotto un'altra cosa: il Gakuran ce l'avevamo in My Night Academia, no? Sì, sì, avevamo il Gakuran. Sì, allora, io punto sul blazer. Blazer. Diverso per forza. Blazer. Tuttavia, avevamo le spillette già nella prima stagione, quindi qua. Quindi qua avete la giacchettina alla persona 5. Esatto. Sì. Dai. Sara? Io però appunto devo avere la divisa diversa. A te ci pensiamo dopo. Ma io ho già pensato, volendo vedere. Andiamo con calma, Ok, ok. E il tuo sarà un tratto, quindi dobbiamo capire come questo. Ok. Bene. Quindi. Concentriamoci sulle ragazze, ricordiamoci che ci interessa quella cosa lì, cioè se è Magical Girl, cioè... Quindi immaginate una divisa femminile, poi tra l'altro Sara ci aiuta perché... è quello da fuori, quindi è diverso. Perfetto, non interessa. Non interessa lo standard in questo momento. Quindi giacchettina. Molto, molto, molto bene. Arrivo, ragazzuoli. La gonna. Com'è la gonna? È una gonna lunga, molto particolare. Una gonna classica, quindi la gonnellina classica. O è il tartan? Il tartan serve. Il tartan è quello a scacchi. Vabbè, cosa mi stai chiedendo? Se qualcuno ha dubbi. Io chiedo, non si sa mai. Allora, io per il mio personaggio avrei puntato su una gonna lunga sotto al ginocchio. Ma per il mio personaggio, però potresti modificartela. Adesso stiamo vedendo. Sarebbe un tratto. E sarebbe un tratto e vorrebbe dire una cosa specifica. Ma ora come ora,
quella classica, come andrebbe portata. Poi le piccole modifiche sono concesse, chiaramente. Non ho dubbi. Abbiamo detto, quindi, tartan, poi... Tartan. La gonna lunga tartan. O invece quella classica, sostanzialmente. Aspetta, quella... perché c'è gonna lunga, c'è gonna classica e gonna classica. Per gonna classica intendi quella sopra il ginocchio? Yes. Per gonna lunga intendi quella lunga fino alle caviglie? Sì, so quella proprio lunga. Sopra il ginocchio. Una sopra l'altra. Sopra il ginocchio. Mm-hmm. Non c'erano dubbi. Ok, però anche il tartan volendo sta sopra il ginocchio. Sì, certo, però è diverso perché il tartan è a scacchi, quindi ha tutto un altro take. Beh, a me piace il bestia. Raga, divisa di persona 5 praticamente stai dicendo. Il tartan è meglio corta, perché lunga fa un po' mia nonna, cioè... Tartan corta sopra il ginocchio, non decido. Tartan corta sopra il ginocchio. Poi arriverò, però... Cosa? A questo punto faccio il passo indietro. Okay. Che colori ha il tartan? E poi vediamo che colori ha la giacca. Che colori ha? Il tartan ha dei colori molto specifici. Cioè, nel senso, o è verde scuro con le righine gialle, o è beige. L'azzurrino col bianco. Esatto. Grigio col rosso. Però domanda. Grigio col rosso è persona 5. Domanda. Sì, è rosso, sarà, questa sarà la divisa di tutta la scuola o sì, è la divisa di tutta la scuola ma per qualche strano motivo noi quattro, noi tre tolta Sara, abbiamo dei colori leggermente diversi che sono i nostri colori tipici? No. Ok. Questa è la divisa di tutta la scuola. Esatto. Ok. Allora, l'estate avrete la camicia, probabilmente. Esatto. L'estate avrete la camicia, probabilmente l'invernale sarà la giacchetta. Adesso... arrivo io che vesto Vivian Westwood e vi faccio vedere il tartan bello. Beh, giusto, allora. È proprio scelto Vivian Westwood, è il tartan, quindi io esatto, in questo momento allora, mi sfugge completamente su Telegram. Grazie. Attenzione. I colori, poi vedete Vobis. Scusa Samu, vai pure. Non mi viene in questo momento il nome dell'anime, però capite al volo, quello del gioco di ruolo. Eh sì, del gioco d'azzardo. Kakegurui. Esattamente. Lui ha la giacchetta. Io sto una giacca rossa e il tartan grigio. Io mi sto immaginando parlare con principe di Galles, una cosa già grigio su grigio. Esatto. Perché sapeva di super divisa. Selettivo, super alto locato. Dovete allora, io vi faccio Kakegurui. Scegliere se volete scegliere prima il colore della giacca, per me è indifferente, eh? Cioè, nel senso, no. Scegliete voi. Cosa io sto aspettando cosa questo Vivian Westwood voi. Adesso per questo... Sì, ho sbagliato chat, li ho mandati a un mio amico e non a voi. Dicevo io, non ho ricevuto niente. Mi avevano tolto dal gruppo. Allora, quella che ci hai appena passato è palesemente cosa? È palesemente Yukiko Amagi di Persona 4. Eh sì. Eh beh, lo stile è quello, sì. Allora, beh, ricordiamoci adesso... che mi sembra un po' troppo... Se abbiamo Nana, lo dobbiamo in parte a Vivian Westwood, quindi... Sì, eh. Tre quarti di quello che c'è in Nana è Vivian Westwood. Tra sì, Vorrei che anche tre quarti del mio armadio fosse Vivian Westwood, lo so. Ma non si può avere... Io vorrei che tre quarti del mio armadio fosse Nana. Anche. Da qualche parte ho l'anello, se vuoi, Sara, però non è mio, ovviamente. Ah, sai che ce l'ho in realtà, ce l'ho proprio qua. Ce l'hai anche tu? Cioè, ovviamente. Tipo, in questa scatola... Ci impacchettato. Sono i miei averi. Sì, è piccolino, ma ce l'ho. Ma sai che io il secondo che hai pubblicato, questo, quindi questo azzurro e vinaccia con magari appunto il e con magari vinaccia è un colore, Pedro. Mm-hmm. L'ultimo, l'ultimo però finito. E con appunto il blade. No, questo è un po' tanto, Un po' too much. Però nel senso sono colori sgargianti da A me il primo piace molto. A me il secondo. Anche secondo me il secondo con magari un blazer appunto color appunto o colore scuro e sotto camicia bianca o appunto sopra giacca blu. Sì, per semplicità appunto... pensiamo alla divisa invernale. Io divisa direi giacca, a me piace giacca blu e gonnellina sotto con il rosso e azzurro, questo rosso scuro che tu hai chiamato vinaccia. E non escluderei un'altra cosa che ci manca, perché certo che c'è la camicia, ma questa è una scuola rinomata, quindi sotto c'è il gilet. Addirittura? Certo. Tre pezzi. Che esosità. È un tre pezzi, se no che scuola mi sembra molto esoso.
cioè neanche in Kakeguruya. No, esatto. Ma secondo me tre pezzi è un po' un'esagerazione, però c'è no, sempre il fiocco barra cravatta. Cioè, esatto, abbiamo il dettaglio, non temete. Immagino, non avevo dubbi. In questa creazione secondo condivisa, me... ma prima c'è una cosa più importante, ragazzi, di tutto questo. Per le calze. Sì, lo sapevo! No, le calze no, stanno alla scelta della studentessa. Perché dicono esatto. Tutto quello del personaggio. Esatto. Come Madoka certo. Magica. Questo certo, lo teniamo. Ma adesso non vi sto chiedendo di scegliere il vostro personaggio. Io vi sto dicendo quella che è la divisa invernale estiva consigliata. Quindi in una scuola molto rinomata, per esempio Kakegurui ha questo aspetto, la calza lunga nera potrebbe essere il classico. Sì, il collant. La calza proprio. Corta, il collant potrebbe essere... diciamo lo standard, cioè gli altri personaggi come li quelli che non ci interessa definire come li vediamo, oppure la calza corta o la calza che arriva sostanzialmente sotto il ginocchio, cioè quella roba. Sì, guarda che la guarda che a Kyoto in inverno fa freddo, ma ti andrei sulla calza lunga nera anche però... secondo me anche secondo non so se nera a quei colori che abbiamo scelto, non so quanto c'è zecca nera. Può essere bianca, una calza bianca o nera, io lo farei il colore della giacca, quindi un blu che diventate dei pagliaccetti. Dai. No, la calza deve essere nera. La calza o nera o bianca, fine. Piuttosto siamo scurite la giacca. Cioè abbiamo beccato l'unico colore che non va col nero. Adesso ci ma pensate. No, ma perché? Ha ragione, però. Il blu e nero non si può vedere. Al di là degli interisti, va bene, non me ne vogliono. Blu e nero no, non ci vedono. Ma è azzurro, no, non è blu. Ma calcio, abbiamo detto che la giacca sopra invece è blu. No, io sinceramente quello che suggerisco è la gonna del tartan che ha fatto vedere appunto Sara, sì. Con il blazer appunto color vinaccia marrone, rosso, scarlatto scuro, e il fiocco azzurro che risalta molto, illumina molto il viso. Il fiocco chiaramente è il quarto punto, ovviamente. Il fiocco, la cravatta azzurra che riprende la trama del tartan ma fa risaltare quello. La giacca invece è scura come dovrebbe essere. E sotto ovviamente fai le calze che invece che legarsi al blu si legano allo scuro del blazer. Esatto, io dicevo così. La calza che ti richiama. Come la facciamo ad essere etero a fare sti discorsi? Non lo so. Infatti io non sto dicendo niente perché è bellissimo guardarvi. È proprio quello che volevo portare qui in questa campagna. Volevo dare un ottimo questo. Contributo, grazie. Ti piace questo contributo? A giugno poi, è perfetto, lo trovo. Sì, a parlare di calze, che bello, non vedevo l'ora. Allora, quindi, ribadendo, ho capito che c'è un fiocco, giusto? Un fiocco o una cravatta? Fiocco o cravatta per i maschi e fiocco per... Certo. Cravatta per i maschi, fiocco per le ragazze. Ma il fiocco come? Il fioccottone? Il papione o il fioccone? Esatto, il fioccone come quella di... cioè, il fioccone o il fiocchettino, cioè come fa? Cerchiamo un riferimento di un animale. Ma non è fioccettino, un po'... Tipo, a me piace molto il fiocco di Gehiro, per esempio, che è un fiocchettone, però deve piacere a voi. E il fiocco di Sailor Moon, tipo? Ah, e... no? Tosaka Rin? Mi piace anche alla Tosaka? Quello è il mio fiocchetto preferito. Posso trovare una foto di Usagi in divisa scolastica? Non ho un fiocchetto preferito. Sì, prego. Tosaka ha proprio il fiocchettone come piace a me. Un pochettino rosso. Però è sottile. O blu. Però è sottile. Sì, dipende dalle versioni. Però è un fiocco proprio. Cioè, ma Usagi ha proprio la divisa alla marinaretta. Non Usagi si sposa. È 14 anni, quindi alla marinaretta. A 14 anni, quindi alla marinaretta classica. Sì, però uno stacco. Detto all'inizio. Però uno stacco di coscia da ventenne. Quello è perché è un altro discorso. Quello è perché è giapponese. Vedere come c'è la Yukiko di persona 4. È la mia campagna preferita questa. Anche lei è la marinarette. Fammi vedere. In persona 5 non hanno il fiocco. Persona 5 hanno il papillon, la cravatta. Hanno piappiccio il papillino. Non hanno. No. Se vai a vedere Makoto, lei ha solo la giacca. Hanno perché loro hanno la maglia a collo alto. Ah, è vero. No, le femmine no, le ragazze hanno cioè... hanno un fiocchettino. Sto vedendo da come si chiama. Hanno il papioncino. Nuova, l'ultima nuova che ha proprio la divisa c'è sul papioncino. Ah, intendi Yoshizawa? Sì, perché vabbè, la cosa come si chiama? Ann si veste come cazzo vuole lei, quindi non gliene frega niente. Ma tutte si vestono come cazzo vogliono. Si vestono come cazzo vogliono loro. Yoshizawa al fiocchettino. Yoshizawa è il fiocchettino. Sì, ma, è letteralmente un papillon piccolo, sì, così, piccolissimo.
cioè è una spilla, non è un papillon più piccolo del mondo. Io farei il fiocco, cioè farei il fiocco questo qua, io fiocco, fiocco. Il fiocco di Rin, il fiocco di il fiocco di questo qua, aspetta che vi do una... come si chiama? Rin ha tre pezzi, ricordiamoci che Tosaka ha tre pezzi. Beh, ma Rin è un altro discorso ancora, perché vabbè, perché lei è Tosaka, Tosaka. Allora questo qua, cioè il fiocchettone così, quale? Oh, ok. A Telegram. A me piace questo qui, rosso. Sì, va bene. A me piace quello più sottile. Cioè, blu, verde. Non ha, e non ha un tre pezzi lei. Lei ha un golfino sotto. Ma lei ha un golfino, infatti è una plebea. No, no, lei è un'altra, lei è un'altra ancora. Lei è un'altra ancora, una plebea, lei, infatti. Non è una plebea. È una plebea. Ok. Non proprio, in realtà, piena di soldi anche lei. Vabbè, però è una plebea nello stile. Nello stile. Vabbè, quindi, ricapitolando. Ci sta per il fiocco. Di che colore è sta giacchetta? Non ho capito. Secondo blu. Me... azzurra, no, quello no, minaccia, no, io, è vero. Mina, io direi appunto, ma anche volendo appunto marrone scuro con la gonna tartan azzurro e marrone, fiocco azzurro e calze nere, ok, camicia bianca, così c'è un bel bilanciamento di colore. Fiocco, fiocco com'è, abbiamo detto? Azzurro, dello stesso colore del tartan. Beh, poi questo devono fare chi fa le immagini su cazzi loro, quindi poi adesso glielo giriamo. Io adesso ve lo giro qua. I retini, dai. C'è che chiaramente il logo, Pedro, della scuola, cioè il fatto, logo Pedro, della scuola. È che se il colore contrastante all'azzurro è troppo vivo, come appunto un rosso scuro, rischia che ruba l'attenzione dall'azzurro. Invece un marrone che è molto più neutro lo fa risaltare molto di più. Tra l'altro la chat si sta scannando, cioè la chat è impazzita per questa cosa. Insomma, dovremmo cominciare a fare delle live dove analizziamo tipo le divise scolastiche. Divise già break, cioè, guarda, faccio così, scarico l'immagine che ha girato appunto cosa, la faccio vedere nella mia camera, così la gente può vedere. Ok. Una bella serie. Può... To. Questo qua è il tartan che suggeriva appunto... appunto Sara, come vedete è sì appunto un color rosso scuro, vinaccia, ma se fosse invece marrone, vediamo se riesco a farlo con un bel filtrino. Ma c'è del marrone? Sì, sì, c'è la parte scura. Ma... allora aggiungi correzione del colore, ok, aspettate un attimo che lo faccio, seleziona il colore, tipo andiamo su appunto il rosso, ok, no, ho sbagliato. Ah, come faccio? Modifica. Senza... Addio, Gianni, ormai hai distrutto tutto. Non, purtroppo su OBS, non so come modificare soltanto quel colore. Vediamo se riesco a fare tipo pick chosen color. Tipo questo qua. Ok. Allora, cambio di unità. Un attimo, secondo, non mentre Gian fa questo, io vi do un consiglio. Ma sì, facciamolo fare a chi poi farà i disegni. Sì. Cose. Esatto. Comunque, questo ma più marrone. Se avete delle modifiche, tanto o poco alla divisa, quella roba, se racconta qualcosa del vostro personaggio, potrebbe essere comodamente un tratto. Dove okay. Sta a voi, ma lo vediamo dopo. Bene, 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 bene. Fatto tutto questo, quindi mi immagino che sulla giacca ci sia anche lo stemma, giusto? Sì, certo. Per forza. Sul cuore. Sulla taschina sinistra del blazer. Qual è il logo della scuola? Che cosa rappresenta? Mm. Facciamo non come in persona essere. Che prendono i loghi delle auto. Beh, perché no? Qual è l'attuale logo della Fiat? Fiat. Bollino c'è scritto Fiat. Mi spiace. Allora, il logo della è il logo della Fiat, ma in realtà è un Tori. Bello, ora ragioniamo. Aspetta, no, basta, ormai l'hai detta, ormai presa. Sì, 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 aspetta, sì, aspetta, infatti, prendo Photoshop al volo. Se signor Fiat vuole sponsorizzare in qualche modo la live. È questo, dove però, cioè, quindi sfondo rosso a righine, però al posto della scritta Fiat c'è un Tori bianco. Bello. E sotto il nome della scuola. Bene, poi un kanji, scuola... tipo. Ricordiamo, scuola rinomatissima di altissimo livello. Quindi questa scuola sarà molto vicina a Fushiminari, probabilmente, chi lo sa. Torino sempre con me. Bene, 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 giovanotti. Ora abbiamo un'idea abbastanza chiara del contesto in cui si muoveranno i nostri personaggi nelle loro
vite di tutti i giorni. A questo punto, possiamo il preside Berlusconi. Beh, viene un attimo a fare Berlusconi giapponese, cioè, sì, Rubio. Con una... sì, Rubio. Ma dopo c'ha subito un'insana passione per le studentesse e prende quella figa che questo, ma è chiaramente prendere. Lui il cattivo. Aia, chiaramente aia. Diventa il cattivo subito. E invece il cattivo è l'inversione del potere, quindi no. E sì, oh raga, ma bene siamo, siamo... potremmo essere tranquillamente appunto la scuola Torino. Bella. Il liceo Torino. Torino il nome è bello. Sì, ma perché è il... Torino è il... qualcosa. È proprio da IQ. Che... è in IQ perché Karasuno, Kara, si scrive con un kanji simile a quello di Tori e quindi gli dicono, ma qual è la squadra che dobbiamo affrontare? Torino. Il Torino. Ma non è in Italia? No, si legge Karasuno, idiota. Questa era sofisticata. Già. Bene, 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 bene. Non so come tradurlo. Ma siamo gemellati con il Karasuno di Miyami, di Miyagi. Va bene. Detto questo, giovanotti, adesso arriva la parte difficile. Avete un bel contesto, avete tutte le vostre belle idee. Ora bisogna fare i personaggi. Però okay. Manca la mia divisa. La tua divisa la vediamo poi. Ciao. La tua divisa è un tratto, quindi sono cazzi tuoi. Sappi già che da qualche parte ci dovrà essere il tratto divisa, perché sennò non puoi esserlo. Devi farlo, il tratto è che tutto quello che siete dovete farlo vedere. Tanto l'ho già scritto. Maledetta, ho scritto un papi. Ok. Allora, dovevamo scegliere 6 tratti per 4 categorie, giusto? Allora, sì, praticamente, perché qua l'ha fatto tutto editabile. Nel rombo blu, non so Samu se vuoi condividere una scheda al mondo. Sì, aspetta. Allora, cambio schermato subito. Nel rombo blu in alto. Ringraziamo Sbini di nuovo. Grazie Sbini. Il tratto, quello diverso, è dove segniamo che cos'è, che aspetto è del personaggio. Questi sono gli aspetti del personaggio. Quello blu si chiama mente. Ho detto una cazzata, quello blu si chiama cuore. Come blu? Sono già confuso. Oh no, anch'io. Il blu in alto, blu viola, daltonico. Io non capisco di cosa stai parlando. Quello in alto a destra si chiama benissimo. Cuore. Ed è blu per noi, Pedro. Quindi codificalo, scrivici cuore. Viola, perché io dirò materia blu e tu togli blu a fianco. Questo è un gioco tutto di colori, Pedro. Non avevo perfetto. Pensato che devo trovare un modo di farlo anche per te. Questa è una cosa importante. Quello sotto, subito sotto a destra, che è giallo per noi, si chiama mente. Quello okay. In basso a sinistra, che è verdino, per noi verde acqua, si chiama respiro. Quello in alto a sinistra, che è rosino, rosa, si chiama anima. Cosa rappresentano queste 4 parole? Perché poi vogliono dire tutto un cazzo. Sostanzialmente sono gli aspetti relazionali, sociali del vostro personaggio, gli aspetti mentali, intellettivi, diciamo sveglia del vostro personaggio, quanto è sveglio, cioè non tanto quanto è sveglio, perché non è un gioco a valori, non è un gioco a numeri, è un gioco a tratti, quindi non è che c'è sono intelligente 5. Certo, posizionando più tratti da una parte o dall'altra definite un personaggio che ha più tratti in un aspetto o nell'altro, però non è che siete più 15, più 10, non è così. Respiro è tutto l'aspetto, diciamo, sostanzialmente fisico, l'aspetto di reazione corporea, l'aspetto anche di resistenza, se vogliamo, e anima è l'aspetto spirituale, in questo caso, in Crystal era che era un'ambientazione molto più fantasy, era l'aspetto magico, qui è l'aspetto più, se vogliamo, spirituale, l'aspetto interiore, l'aspetto anche forse introspettivo, no? Quindi proprio quella roba lì, che può essere anche un po' magico, se vogliamo, quindi potrebbe essere, per farvi un esempio banale, un buon tratto di anima potrebbe essere quello Mamori, quindi il ciondolo che è stato regalato dalla nonna, cioè quello Mamori particolare, cioè potrebbe essere un'anima. Mente potrebbero essere gli occhiali spessi, il cuore potrebbe essere il fiocchetto legato in un altro modo perché rappresenta qualcosa. Cioè, l'importante in questo gioco è che voi definiate qualcosa che è visivo o che è comunque sensoriale, un certo tipo di voce, quindi una voce molto profonda, potrebbe essere un tratto di mente, per esempio, di anima, di cuore, cioè dipende molto come voi caratterizzate le cose. Quindi sta a voi scegliere dove mettere questa roba. Quindi il consiglio che vi do è, per fare questo gioco qua, che è molto difficile, immaginatevi il vostro personaggio come se fosse il personaggio di un anime, guardatelo da fuori per un attimo, immaginate quali sono i suoi aspetti salienti, quali sono le sue caratteristiche che si vedono, le sue cose che si percepiscono, si sentono, e disponete i tratti dove pensate che abbia senso. Dovete metterne 6. Vai.
hai detto che cuore sono gli aspetti sociali e la relazione con gli altri, e anima invece è? È l'introspezione, se vogliamo, spirituale, la parte spirituale in questo caso, se vogliamo, la parte Allora ho già azzeccato tutto tranne un tratto che adesso guarda che schifo. Bravo. vedremo se è timida, signorinella, se è vero. Va bene, se volete comincio. Vai. Aspetta che finisco, no. Sono sei, così lo spiego a tutti. Sono sei tratti, dovete metterne almeno uno in ogni slot, ma quindi vuol dire che potreste al massimo avere un personaggio con tre da una parte e uno negli altri. Cosa importante e meccanica che vi dico adesso, così lo sapete: nel gioco si esce di scena, quindi si viene sostanzialmente buttati KO, quando vengono ferite completamente almeno due blocchi. Quindi per esempio tutto anima e tutto cuore mi viene ferito, vado fuori di scena. Ultima cosa importante, sistemica: vedete che a fianco a ogni tratto c'è un bel tondino. Quel tondino serve a scrivere se il tratto è aumentato di valore. Cosa vuol dire? Durante il gioco i tratti possono evolversi o spezzarsi. L'evoluzione di un tratto vuol dire che quel tratto diventa più importante, potrebbe anche avere lo stesso nome, ma magari in scena, in fiction, assume un'importanza diversa, oppure potrebbe cambiare. L'omamori che abbiamo visto prima è un omamori benedetto, quindi cambia. Ci segniamo questa cosa mettendo 2 o 3, vuol dire che il tratto vale doppio. Questo vuol dire che potrà essere ferito due volte, tirerà più dadi quando tira dadi, bla 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 bla. Allo stesso modo un tratto può essere spezzato. Quando spezzate un tratto, perché viene rotto, perché non lo volete più, perché il vostro personaggio è cambiato in un'altra direzione, quindi ha abbandonato quell'aspetto di sé, voi potete rimettere il vostro valore di tratto da un'altra parte o cambiarlo. Questo era per dirvi tutta la parte di regola sostanzialmente sui tratti. Te lo richiederò. Sì, no, è scritto comunque sul manualetto che avete mandato, ma non vi preoccupate perché poi il sistema in realtà è molto semplice. È più difficile capire come usarlo che poi usarlo. Mm-hmm. Quindi, Gian, tu avevi già delle proposte, vediamole. Sì. Allora, sottomente io ho due tratti. Occhiali da lettura. Perfetto. Quindi appunto non giro con gli occhiali, ma se devo leggere o voglio concentrarmi ho i miei occhiali da lettura. Perfetto, ottimo. E fare posato ed elegante. Quindi, ok, quindi sei elegante sostanzialmente. Sono elegante, ma posato ed elegante in una maniera molto tradizionale, quindi si siede esattamente come la tradizione vorrebbe, i suoi gesti sono molto da appunto cerimonia del tè. Quindi gesti eleganti, potremmo dire gesti eleganti, quindi lei è sempre molto composta e lo si vede nella sua gestualità. Estremamente questo composta. Io avevo messo portamento impeccabile in respiro. Certo, vuol dire che tu gestisci questa cosa in una maniera diversa. Occhio, attenzione signorini belli. Perché, per come ve lo dico così lo sapete, per come funziona il gioco, sostanzialmente, veramente comprimendolo alla sua regola base, che poi è quella che vedremo di più. Man mano che voi andate avanti in quelle che sono delle scene critiche, io uso dei punti per mettervi contro della merda, e le scene critiche si risolvono singolarmente. Cosa vuol dire? Che un personaggio ha la risoluzione, poi capiremo, non la gestione, ma la risoluzione della scena, decide che tratto mettere in gioco per risolvere quella scena, e poi può decidere se riuscire in quella scena ferendo il suo tratto, e poi dovrete dirmi voi come, oppure se non riuscire a imparare qualcosa, sostanzialmente, per semplificarla molto, poi la rivedremo. Quindi occhio, perché vorrà dire, sono entrambi buoni, secondo me, sono tutti buoni, vuol dire che sostanzialmente, per esempio, leggere un antico manoscritto potrebbe necessitare del tuo tratto occhiali da vista, ma l'antico manoscritto maledetto potrebbe spezzare i tuoi occhiali. Poi chiaramente ci sono delle scene in cui il tratto può essere riparato. Quindi pensate a delle cose che potete mettere in gioco facilmente, sostanzialmente. Sì, certo. Vanno bene, secondo me. Secondo me è interessante quello che ha detto Pedro, va benissimo. Vuol dire che mentre l'aspetto posato del personaggio di Gian è un aspetto mentale, quindi intellettuale, il tuo è una questione meramente fisica. Quindi lei, sì, io me la sto immaginando proprio come cosa di Kill la Kill. Cioè lei si muove come una stronza, sostanzialmente. Cioè si muove rigida, per intenderci, cioè... Poi magari non è così, però il fatto che sia su fisico è una questione di fisicità. Il fatto che sia su mente è una questione di attitudine, se vogliamo. Sì, il mio è proprio un... Per me il mio è proprio un tratto da... aspetta un attimo che... Ok. Uff. Secondo. Uff. Che mi sta impazzendo. Ok. Molto meglio.
Sì, perfetto. Dicevo, il mio è un tratto che ho messo in mente perché è figlio dello studio, dell'autocontrollo, sì, sì, di come è stata cresciuta e roba del genere. Mi è chiarissimo e va benissimo. Sotto cuore, occhi gentili, ha uno sguardo molto placido, molto accogliente. Bello. Sotto anima, altri due tratti, che sono un fazzoletto ricamato a mano. Bello. E un talismano portafortuna. Bello. Mi piacciono tutti. E sotto respiro, un respiratore. Quindi il ventolino? Sì, sì, proprio quelli che prendi, la medicina antiasma. Bellissimo, ottimo, ottimo, ottimo. Poi sono molto curioso di vedere come li metterete in gioco, non vedo l'ora. Molto buono, molto buono. Mi piace perché comunque siamo quasi sulla stessa linea, perché io ho già occhi gelidi sotto cuore. Invece... Vai, vai, Pedro, vuoi dirci il resto? Okay. Sei già il resto è un po' in development, in realtà. Chi è che ha dei tratti da buttare giù? Beh, ma siccome adesso io non l'ho pensata così in profondità, la faccio sul momento, ma siccome Gian si è giocato gli occhi, Pedro si gioca gli occhi, potrebbe essere figo se ognuno di noi avesse lo sguardo come tratto, se sono tutti effettivamente diversi. Tu hai gli occhi del cuore. Io ve lo sconsiglio, per un motivo meccanico di gioco. Però scegliete voi, poi se volete farlo cazzi vostri. Vuol dire che vedremo tante scene in cui dovete mettere in gioco questo tratto. Diventa difficile, eh? Il gioco è molto veloce. Lo switch, cioè possiamo tenere... Cioè io posso avere un grosso sorriso. Certo. In linea con il mio personaggio. Bravissimo, perfetto. Questo modo ottimo di... Dove lo metti, su cuore? Sì, che è blu. Blu, esatto. Però non abbiamo un tratto principale? No, non avete un tratto principale, avrete a un certo punto un tratto, o meglio, scegliete voi. Potreste decidere di avere un tratto da tre dove ficcate tutte quante le vostre robe, quindi quello è un po' il tratto che vi rappresenta, ma non è obbligatorio. Avrete un tratto che metterete sulla scuola, ma quello lo facciamo dopo. Come potete definirlo, il sorriso? Che vorrebbe essere un sorriso rassicurante. Scrivo sorriso rassicurante. Avete idee migliori? Rob giocava un sorriso rincuorante in Crystal, quindi ok, non vedo problemi. Io ho aggiunto un tratto in mente. Qual è? Orologio da taschino. Ottimo. È interessante perché state scegliendo delle cose vicine a che mi fa molto ridere. Questa cosa è molto bella. Vuol dire che funziona, allora. L'orologio da taschino. Allora, abbiamo detto cuore. Giallo è... Mente. Verde spirito. Respiro. Sì, respiro e anima. Yes. Molto di... Esatto, al centro andrà l'arte del PC. Del PG. Certo. Sara, hai qualcosa da inserire? Tu Sara, no, tu? Ne ho messi giusto tre io. Io uno sul ne ho messo. Quarto non sono sicuro che è a posto. Io te rimaniamo per ultimi apposta. Sì, se cliccate in mezzo potete caricare l'immagine del PC, sì, altro che Sbini è un figo. Allora, io su cuore ci ho messo animo gentile. Lo metto qui e non nell'archetipo, magari. Il problema di animo gentile è che non lo vedo. È arrivato. Allora, sguardo gentile. Sì, sai cosa? Ti do un consiglio. Dimmi. Mi piace una cosa che mi piace, però dimmi cosa ti piace per far vedere questa cosa. Visto che è un personaggio maschile, ma molto tiro, come abbiamo detto, a me non dispiacerebbe qualcosa sulle mani. Tipo che ha delle mani molto morbide. Allora sì. Che rappresentano quel suo tatto, per esempio, no? Delle mani molto bianche, magari. Cioè, no, io mi immagino una roba di questo tipo. Di nuovo, per non portarvi su sguardo, sennò rischiate di diventare ridondanti. Quello è molto pericoloso in questo gioco. Allora, pensaci. Ci sto? No, ci sto, perché io vorrei fare che fa parte del club di Ikebana, perché fa le composizioni floreali. Allora potresti mettere mani esperte. Allora, secondo me il tuo club di Ikebana potrebbe essere un della scuola, già un bel tratto della scuola, che è molto figo, molto figo. Quindi queste mani possono essere delle mani molto, non lo so, fuzzolate, molto... Pensaci su un attimo. Guarda, ti faccio una domanda più semplice. Scrivi mani, per ora poi capiamo come sono queste mani. Sì, mani curate, per esempio. Molto curate. Questo in un uomo, nello stereotipo, rappresenta, no? Un certo tipo di... ti faccio la domanda stronza. La tua divisa di... Perché questo determina tutto il tuo personaggio, Questo cambia tutto. La tua divisa diversa, perché arrivi da un'altra scuola,
che è un, sicuramente un tratto, perché dobbiamo vederla. Eh sì. Dove cazzo la metti? Io l'ho messo sul respiro, ho sbagliato. No, non è sbagliato. Non c'è niente di sbagliato, attenzione. Però ti dico quello che secondo me vuol dire in termini di gioco. Mm-hmm. Se tu la metti in respiro, vuol dire che questa, questa divisa diversa rappresenta un aspetto di fisicità. Non, una, non un aspetto magari introspettivo, un aspetto relazionale. Per esempio io, il tuo personaggio come l'avrei raccontato, l'avrei messo in anima. Perché è molto misterioso, cioè, a questa cosa qua, no? Quindi metterla divisa... Ricordami un attimo i colori, per favore. Rosso, anima. Blu, cuore. Giallo, mente. Verde, respiro. Se la metti sul respiro, probabilmente è una divisa che rappresenta la sua fisicità, la sua corporatura, però è difficile da far vedere, capito cosa voglio dire? Mm-hmm. Dobbiamo capire come fare. Mentre invece se la metti su cuore, per esempio, cioè, oddio, se è una divisa che, ti dico come la traduco, se mi dici respiro ti dico come la traduco, è una divisa che mette molto in risalto il suo corpo molto, come dicevamo prima... Androgino. Esatto. Diciamola così. Quindi potrebbe essere nel respiro, volendo. Se è quella fisicità che vuoi far vedere. Però allora... è anche una questione di cuore, quella. Perché è una questione di rapporto. Di rapporto, può essere anche una sì. questione di anima, perché è quella parte di mistero. Devi scegliere un po' dove va. A me piaceva molto su anima la divisa scolastica diversa, però è il mio gusto. Cioè, tu devi giocare quello che vuoi tu, non farti influenzare. Forse la metto su cuore. Su cuore significa che è quella roba che è interessante per gli altri, perché... Quindi una roba è relazionale, è una... è perché comunque figa. In Giappone è importante, cioè la divisa, certo, comunque certo, se certo, diversa. Certo, vai. Certo. Allora mettiamola qua. Poi... ripeti un'altra volta, per favore. Giallo mente, verde respiro, rosso anima, c'è lo spazietto sopra e blu cuore. Ok. Allora poi invece... Io sto scrivendo cose come... un po' azzardate, ve lo dico. Ma io non sto vedendo cosa scrivi. Lo so. Sì, sto dando spazio a su anime. Unghie perfette mi piace molto. Ok. Io le unghie su... quelle decorate, le esatto, unghie quelle esatto. da garra. Io su mente su cuore. Ci vorrei mettere, se siete d'accordo, anche perché ci manca, se ho capito bene, capoclaste. Con qualcosa di distintivo della capoclaste, tipo, non so, un fiocchetto, una fascetta. La fascetta è... possiamo, sì, la fascetta è più da concilio. Beh, in realtà no, la fascetta può essere anche quella del capo. Possiamo dire che il capoclasse è una fascia, se ne fotte. Cioè, se vuoi mettere fascetta da capoclasse, metti fascetta da capoclasse. Ci piace. Non ho capito però perché è su mente. Più che altro, scusami, perché non lo metti come tratto appunto della scuola? Anche. Bravo Gian, vedo che hai già capito. Ah, perché i tratti della scuola non devono essere un tratto che noi abbiamo. No, sarà un altro tratto. Io avevo capito che è uno dei nostri che mettavamo anche lì, ok. No, la differenza, vi dico quella differenza del tratto della scuola, così lo capite. Mentre i vostri tratti li chiamate in gioco voi, il tratto della scuola potrebbe chiamarlo in gioco chiunque di voi. Cioè, il fatto che tu sei la capoclasse per una sfida potrebbe chiamarlo in gioco Gian, per dire. Non so se vi è chiaro. Perché Gian potrebbe giocare una scena, sparo Gian a caso, Pedro, mm-hmm. Sara, che cazzo è, mettendo in gioco quel tuo aspetto, ferendolo potenzialmente, che riguarda te ma che riguarda tutti, perché la scuola abbiamo detto che è il contesto reputazionale. Quindi un elemento che vi identifica all'interno del gruppo, cioè la vostra caratteristica forte all'interno della scuola, e quindi una cosa a cui tutti voi potete, come dire, aggrapparvi. Cioè in una classica scena semplice, sei davanti al professore, lui che dice io sono quella capoclasse, quindi possiamo passare. È una cosa talmente forte che... Però fascetta da capoclasse lì. Allora, smartphone mi piace, significa mi sto immaginando una persona che quindi è sempre con lo smartphone che esatto, messaggia persone. Anche okay. per il discorso del voglio fare l'idol. Ho messo selfie. Esatto. Ho messo occhiaie in mente perché occhiaie che non si vedono, cioè immagino mascherate, camuffate. Non fate gli stronzi con questa cosa che io okay. odio. Non giocate una cosa che non fate vedere, perché non serve un cazzo in questo gioco. Mm-hmm. Piuttosto metti che è molto truccata. Allora è ben truccata. Perché nel... cioè l'ho messo in mente perché deve conciliare studio-lavoro e deve andare molto bene, perché poi è una scuola molto prestigiosa ed è la capoclasse, quindi... Mi sta bene, è molto truccata. Okay. È un aspetto in realtà probabilmente sociale. Quindi valuta un po', perché è molto anche relazionale.
se me puoi trovare qualcosa di ancora più interessante su Mente, però la direzione è quella, cioè se lei potrebbe avere spesso gli occhiali da sole, per dire, potrebbe essere una cosa che potrebbe aver senso, perché copre, se vuoi parlare di coprire qualcosa, gli occhiali da sole coprono le occhiaie, banalmente, l'idol spesso va in giro con gli occhiali da sole, cioè è una cosa piuttosto... Perché me l'immaginavo in cluster. Ma fregatene, nel senso, fregatene nel senso che è una cosa che metti in gioco tu quando vuoi tu, cioè ce l'hai lì ma la metti in gioco, quindi però deve piacerti, mettete delle cose che vi piacciono, perché è veramente importante, perché quando vi le scene saranno molto veloci, lo vedrete, quando vi metterò in gioco una roba voi dovrete decidere cosa fare, passarvi la palla tra di voi, poi ne parleremo anche, perché questo è un gioco molto bastardo, lo scoprirete, poi vi manderò anche due righe su questo. Se voi le scene critiche le giocate a risoluzione singola, il gioco finisce in 10 minuti. Cioè, la cosa divertente del gioco è proprio che dovete capire come rimbalzarvi tra di voi la palla di gioco prima di andare in chiusura. Cioè, vi dirò, c'è questa situazione, gioco un punto, Pedro dirà, attenzione, fai quella cosa, quell'altro dirà, no, fai quello, e qualcuno arriverà e dirà, uso il tratto per fare questo, bam. Quindi dovete un po' pensare a delle cose che potete anche richiamarvi tra di voi. È un po' un gioco di, diciamo, di narrazione condivisa, che non vuol dire un cazzo. Forse io ce l'ho. Posso fare. Poi ci pensiamo in settimana, chiaramente. Che è da sole, ciondolo, cos'è che c'è scritto? Ciondolo stella, la forma di stella. Ok, stella. Ok. Che è da sole, unghie perfette, ben truccata e fiocco nei capelli. Però ne hai messi 7. Ma hai ragione, Barone del cazzo. Hai ragione, hai ragione. Ti dico quello che mi piace di meno? Il ben truccata in anima non mi dice un cazzo a questo punto. Gli occhiali da sole di là, il ciondolo stella. Sì, ho scritto due volte lo stesso tratto. Per spiegarvi un po' poi come funziona il gioco, anche per farvi capire come questi tratti entreranno in gioco. Il ciondolo stella di Samu, cioè, per giocare il gioco in maniera abile, voi dovete fare show don't tell. Cosa vuol dire? Che voi non dovrete iniziare la scena dicendo gioco il ciondolo stella perché è il ciondolo stella che mi ha regalato mia nonna. No, sennò per spiegare, cioè dobbiamo giocare visivi, quindi quel ciondolo stella dovete metterlo in gioco, si romperà, vedremo il personaggio che è triste perché era importante, poi vi giocherete una scena di interludio e nella scena di interludio vedremo la scena in cui quello è il ciondolo stella che ha regalato la nonna del personaggio, quindi assume valore, diventa 2 ed è il ciondolo stella della nonna, bla bla bla. Questa è la roba, capito? Come funziona il gioco. Quindi pensate anche a delle cose che possono evolversi, rompersi, cioè deve essere interessante, perché è il modo in cui raccontiamo la crescita del vostro personaggio o la distruzione del vostro personaggio. Bene, bravi. E Pedro, come sei messo? Allora, ho messo gioiello di famiglia in anima. Bello. Perché per me è magari dici che gioiello è. Ci sto pensando. Okay, stavo guardando. Infatti stavo pensando o alla spilla, però ero indeciso se era per il fiocco o per i capelli. Occhio ai capelli, che sono anche un tratto molto bello, eh? Cioè i capelli lunghi, cioè se pensiamo a Reyart, no? Pensiamo ai capelli delle tre, cioè quelli potenzialmente sono tre tratti perfetti, tutti e tre, no? C'è lei che ha i capelli blu, lunghi, 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 tutti rigidi, perfetti, perché è quella perfettina che fa scherma. L'altra che c'è ricciolini perché quella studiosa e dolcina. L'altra che praticamente è Goku che ha i capelli rossi, che si incazza col codino. Questi aspetti qua... Infatti in cuore avevo messo capelli legati, ma volevo trovare una descrizione migliore per quello che intendo, perché intendo proprio l'acconciatura perfetta. Esatto. Tra l'altro acconciatura non deve essere perfetta. Acconciatura perfetta. Non deve essere, come si può dire, passatemi il termine, pilotante, ma essendo noi in quattro e avendo quattro macro aspetti sarebbe figo se ognuno piccasse in uno. Io allora su quello ci avevo pensato, non serve di proporre, sì, no, non serve. Io ho due tratti su anime e cuore e un tratto su mente e respiro. Ok. Io non ridere perché, quella cosa lì. Ha molto ridere perché tu hai due tratti su cuore, io due tratti su mente. Siamo proprio... questa roba è una figata, ragazzi. Sono stato molto bravo. Perché poi potrebbero cambiare, attenzione. C'è una forte scena di interludio tra i due personaggi, potrebbe rompere il tratto di uno di questi personaggi che se lo ficca di là. Cioè, i vostri personaggi sono delle tavolozze. Quindi adesso vediamo come partono, ma poi...
Gian, dicono Gian e Pedro, personaggi opposti sempre. Ma è un caso. Sì, è un caso. Eppure. Eppure. Però poi si vogliono bene. Vediamo. Ma insomma, My Night Academia neanche tanto. Beh, no, in My Night Academia... Un vago di appacificamento finale. Hanno trovato la loro equilibrio. Il loro. Si tollerano. Allora, intanto devo scaricare anche l'altra scheda del gruppo che non l'ho scaricata. Qualcuno ha la scheda work in progress. Poi l'abbiamo chiusa. Chissà Sara ci deve dire ancora qualcosa. Sì, ma io sono molto in alto mare. Dici, ti aiutiamo, facciamo insieme. Allora, sicuramente mi giocherei l'aspetto bello, proprio bello, bello curato, e non so proprio se giocarmi il fatto dell'ambiguità. Allora. Bello, bello, bello in modo assurdo. Oh sì. Occhio, l'ambiguità io la racconterei attraverso le cose molto leggere, perché altrimenti rischia di mettere il gioco il tratto forte, romperlo diventa molto forte. Sì, tipo rendiamolo la normalità, sti cazzi. Cioè, nel senso, secondo me va giocato qualcosa che sia divertente da mettere in gioco senza renderlo fottutamente tragico, cioè nel senso, cioè senza renderlo, come si dice, che mi è piaciuto molto Blue Period, che parla anche di quello, cioè quella scena lì di Blue Period sono proprio scene su quella roba lì, no? Troppo pesante, bellissimo, sì. Lo giocheremo con Slice of Life con le robe folli, cioè, però diventa veramente un'altra cosa, cioè diventa veramente... lavora, quindi esatto, cioè diventa un'altra cosa. Qui dobbiamo un attimo essere un po' più leggeri, non lo so, potresti giocare dei capelli per esempio quasi femminili, cioè capelli molto lunghi anche tu? Sì, quelli volevo fare lunghi. Forse invece che gli occhi puoi fare le ciglia lunghe, che sono un tratto distintivo delle donne ma apprezzato negli uomini. Anche, sì. Ma è molto specifico, però è molto difficile da mettere in gioco, però sbatto una cosa di questo le mie tipo. Lunghe ciglia. Magari degli orecchini, tipo. Bello. Mi piace. Bello. Sì. Ci può stare. Li posso mettere su... Bello gli orecchini. Alla Sefie lo dico. No. Alla cacchioina. Oh, lero, lero, lero. Lero, 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 lero. Stavo bevendo mentre l'avete fatto. Mucatte coronoca. Che scena. Per cui... Perché, tipo, ho già le mani e le ho messe su cuore, insieme alla divisa diversa. Quindi su cuore direi, non ne vorrei mettere tre. Raccontaci, ecco, non polarizziamolo, sì. Questo è importante, perché hai già tanti tratti che parlano di quello. Raccontiamo qualcos'altro di lui. Cioè, adesso che tratto vorresti mettere? Tipo, è uno studente modello? Sì. Ok, quindi raccontiamo qualcosa su mente, ti faccio un esempio. Una stilografica che porta sempre nel taschino. Sto sparando a caso. Il cipollotto che diceva prima, l'orologio che diceva prima. Per la calcolatrice. La calcolatrice o una spilla che magari rappresenta qualcosa che lo rende come una ce calcolatrice. L'ho. La sua portamine che poi gli fai fare il giro intorno alla mano come i tipici che in Giappone fanno sempre il giro intorno al pollice. Esatto, il portamine. Cioè, diamogli una roba che lo rende uno studente modello. Ma allora, più che studente modello, cioè per lui è involontario, nel senso... È bravo. Che sia... Sì, è bravo e basta, cioè non è che si impegna, è così, fine. Quindi non vorrei che... cioè non è ostentata questa cosa da lui. Ok, allora dobbiamo trovare un tratto che racconta questa cosa. Potrebbe essere un tratto che ce lo mostra un po', come dire, un po' nel suo mondo, tipo non so... qualcosa che con cui giochicchia, una moneta, un oggetto che lui mentre le lezioni tocca, usa, fa.
che però sì, ci racconta di come lui però è bravo, quindi qualcosa su cui lui si concentra, che allo stesso tempo però... Allora, figlio, aspetta. Spinner. No! Allora, adesso... Ho un pettine per capelli, bello, consigliano un pettine per sì, capelli. Sì, ma a serramanico. Molto stavo, bello. Stavo guardando gli attrezzi per Ikebana, ma sono tutte forbici o coltelli. No, ma quello tanto lo mettiamo di là, quello lo mettiamo nel gruppo. Sì. Ma comunque un antistress, un qualcosa che tiene in mano. Pensaci. Una palla. Bello, una palla da baseball. Il baseball è uno dei due sport nazionali del Giappone insieme al calcio. Però questo dovrebbe andare su mente, forse? Sì, cioè io lo vedo molto su mente. Okay. Ma anti-stress, potrebbe andare anche sul respiro, cioè potrebbe essere quello che vuoi. Intanto lo metto qua. Dicono anche un cubo di Rubik che non è stupido, eh. Cioè il personaggio che gira il cubo di Rubik veloce è un personaggio intelligente, ma magari che non studia. Cioè nel senso che è quello super intelligente, mi piace il cubo di Rubik, molto, è molto bello. Che è una dote sua che non è successo figo e basta. Sì, 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 sì. Cubo sì di Rubik su mente è molto figo. Sì, magari mi cerco qualche gioco di quel tipo giapponese, magari tipico, sì, vediamo se... Beh, ma a me il cubo di Rubik piace. Cioè... Ok, ok, però ho respiro di Rubik, secondo me funziona vuoi molto. Ci sta. Ecco, respiro. Lui fisicamente, è, ecco qua, tipo Gian ha fatto un trick molto... sono molto contento, perché Gian ha fatto una roba molto figa. Cioè, ha usato un tratto sul respiro... che ci, tra l'altro di respiro, quindi è stato molto fine, bravo, che ci racconta un aspetto di sono un timido secchione, ti ricordo, quindi hai capito, ma hai fatto molto bene, perché occhio, non devono essere cose necessariamente buone, sono tratti, non importa che siano cose positive o negative. Quindi Gian ci ha raccontato una, se vogliamo, disabilità anche del personaggio, cioè un deficit del personaggio, mettendolo nel tratto fisico di respiro. Quindi ci ha raccontato che sarà un personaggio che magari fa fatica a correre, che c'è. Quindi occhio, perché potete fare anche questa cosa, non siete costretti necessariamente a... Sarà divertentissimo vedere poi come lo giocherà, ma già me lo immagino, cioè c'è lo spirito e c'è lei che si spruzza il coso, no? Il coso cade per terra e si perde, cioè è super figo. Quindi, ecco, pensa anche a una cosa di questo tipo, se non vuoi giocare un personaggio che sia fisicamente prestante, perché lui lo vedo molto comunque fragile, potresti giocare una fragilità. Se invece vuoi un personaggio fisicamente prestante... potrebbe avere su delle scarpe da ginnastica consumate, cioè sto sparando a cazzo, però tutto perfettino, no, e poi c'è le scarpe con le con ce l'avevo in mente in verità, perché per lui avevo pensato a una cosa tipo o Ikebana o Kung Fu, Tai Chi, qualcosa, yoga, roba un po' sportiva comunque, quindi le scarpette da Kung Fu magari, va in giro con quelle. Al Kung Fu occhio, perché siamo a Kyoto. Sì, cioè nel senso comunque una... Se il Kung Fu parliamo ancora di più di... è molto forte. Io sceglierei uno sport più magari giappo, però sì, sì, il karate, però il karate non ha le scarpe, ha la cintura, no. Però ricordiamoci che, come diceva Gianni, il baseball è uno sport super diffuso, super diffuso, quindi le scarpe da baseball sono super diffuse. Per esempio, se vogliamo una roba più spirituale, potreste avere delle scarpette comunque da... Comunque ho capito cosa intendi con la scarpetta da Kung Fu, sì, perché potrebbe essere uno che magari va in palestra, in una palestra di Kendo, o comunque una palestra dove si usa la scarpetta. Cioè, possiamo tranquillamente variare su quello. Sì, sì. Scarpe di pallavolo e fai parte del team di pallavolo. Ti ricordiamo essere gemellato con il liceo. Comunque ci scrivo le scarpe intanto. Ricordati che loro hanno la scarpa da ginnastica, perché fanno le attività fisiche. Quindi il fatto che lui tenga sulla scarpa da ginnastica anche dopo dice qualcosa di lui, volendo. Già quello, senza andare a vedere che sport fa, cosa fa, perché già il club di Ikebana, quindi è molto caratterizzato. Potresti... quello. Joseph dice, potresti avere il vizio di sputare in puro stile giocatore di baseball. Raga, i giocatori di baseball negli anni 60 sputavano perché masticavano tabacco. Esatto, non gli faceva penso benissimo. Erano le Red Bull degli anni 60. Secondo me la scarpetta da ginnastica è molto bella, però ragionaci. Mm-hmm. Sì, intanto ho scritto scarpe, poi vedo di che tipo. Esatto. Bene. Manca uno. Cosa ti manca? Ne ho messi 5. Allora, su anima ho l'aspetto curato, sul cuore ho le mani e la divisa diversa, nella mente ho l'antistress, mentre sul respiro ho le scarpe. Quindi ti manca uno, dove lo metteresti? Perché non so cosa metterci, quello sì, beh, poi in caso
non voglio monopolizzare la serata. Ah, ma va, figurati. Otto. Tu hai messo, hai bello, detto, sarà. Tu hai detto, hai messo in mente, hai messo l'antistress, il cubo di Rubik, quello che è. Sì. In cuore hai messo? Le manine belle. Le manine belle. In anima hai messo? L'aspetto curato. Mm-hmm. E in respiro abbiamo detto le scarpe. Le scarpe. Visto, potresti mettere in cuore... appunto quel tratto del tuo essendo studente trasferito, magari puoi mettere appunto in cuore la leggerezza, cioè tipo quello che arriva, sì, ok, lo affronto con estrema appunto leggerezza, perché tanto non durerà, questi rapporti sociali, i momenti che sto vivendo, che vadano come vadano, tanto tra 6 mesi mi dovrò di nuovo trasferire. Bello. Sì, bello, bisogna capire come renderlo fisico. Mm-hmm. Ci sono tante idee buone qua. Eh? Oh, lo sguardo assente, tipo. Lo sguardo nel vuoto. Che è sempre uno sguardo, mi spiace. No, sì. No, se ti piace tienilo, ma al massimo poi ci lavoriamo. Però secondo me potrebbe essere anche un taccuino, potrebbe essere una cosa di questo tipo che racconta di un passato. Che racconta un di taccuino con i disegni! Bello, brava! Bellissimo. Perfetto, lo metto su... mente o anima? Perché mi piaceva anima da giocare. Metti la sua anima. Vuol beh, dire bello, che anima, è molto introspettivo. Esatto. È più artistico, più... Poi quando poi guarda il trick. Quando lo evolverai vedremo che i disegni che faceva erano degli Yurei. Quindi lì ci sarà la scena di interludio in cui tu lo apri, disegni e sì. Vediamo un flashback dove tu stai disegnando. Per ora è solo un taccuino di disegni. Quando lo evolverai scopriremo qualcosa di più. Beh sì, magari sai... no, sto disegnando la composizione di Chebana che voglio fare. Poi è il mostro che affronterete. Però lo vediamo in un secondo momento. Allora, bene, 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 bene. Mancano dei tratti a qualcuno? Ci siamo. Ci siamo tutti, mi sa. No, ci siamo. Bravissimi. Quindi, riassumendo, per la scheda gruppo abbiamo Club di Chebana che arriva dal personaggio di Sara. Poi abbiamo il capoclasse... da capoclasse da Samu, poi mi mancano forse quelli di Pedro Di Giano, li avevamo ancora pensati. No, e io sto pensando a figlia dello sponsor, O lo sponsor diretto proprio o l'associazione genitori insegnanti. Metto per ora associazione. Pensi di te, paroccia. Insegnante, poi ci penseremo. Bene, e poi cosa abbiamo? Membro del consiglio studentesco. Membro del consiglio studentesco. La timidona. È la contabile, chiaramente. Esatto. Tesoriera. Sono la donna, appunto, sono la passacarte io. La contabile. Sì, quindi non conti un cazzo, ma in realtà ti fai tutto il lavoro. Esatto. Esatto. Già, c'ha un'empatia per il personaggio di Già. Sto già blindando per il personaggio di Allora, c'è già la amo. Allora, ok, perfetto. Poi ve la manzo. Bene, bravissimi. Ottimo. Mancano i nomi. I nomi non ci volete pensare su? Io avete già delle idee? Io ce l'ho già. Se ce l'avete, ditecelo. Vai, Sara. vabbè, io ci ho buttato la JoJo reference, scusate. No, tranquillo. No, allora, è leggerissima. No. Allora, gambero verde. No, beh, chi l'ha mezzo visto non se lo ricorderà neanche più. Vorrei che il nome del mio personaggio fosse Haruno, che è sia maschile che femminile in Giappone. Giusto. Teoricamente è il nome di battesimo di Giorno Giovanna, poi vabbè, sti cazzi. Ah, è vero, qualcuno che c'è questa cosa. Vedi che non se lo ricorda nessuno? No, non me lo ricordava. Ma di quella serie in particolare ho ricordi molto confusi di quello che ho prosciutto e pesci. Diavolo, lui è il cattivo. Diavolo. Si chiama Diavolo, penso sia il cattivo. Che brutto essere italiani e guardare parte 5. È giusto così. Bene, bene, mi piace. E il cognome ci penso. Scegliete poi il cognome. Sì, il cognome lo mettiamo. Già fatto. Per me è importantissimo il cognome. È importantissimo, certo. Sì, il cognome deve essere una cosa così.
deve essere fonetico, perché poi per i corridoi, cioè tipo Osoreru, Mizumi, cioè erano perfetti, se ci pensate. Certo. E quindi la mia si chiama Yukari Shimizu. Bello. Devo googlare. Allora, Shimizu è la senpai Shimizu di Haikyuu, è la manager. Esatto. Mm-hmm. Ma Yukari viene da Excel Saga, non so chi si ricorda. Vi suonava qualcosa di antico? Non so chi si ricorda la puntata del club di baseball dove c'è Bimbo, sì, quello col, che prende un pupazzino e fa la piccola Yukari. Quindi lei è la piccola Yukari, Yukari-chan. Perfetto. Yukari-chan. E se vuoi vi spoiler già anche l'aspetto, perché ho citato attenzione, nell'aspetto c'è una cosa importantissima che determinerà tutto, secondo me. Ho citato Excel Saga, ho citato Haikyuu, non potevo non citare Full Metal Panic Fumoffu. Quello cazzo hai mandato? Ma hai mandato qualcosa da qualche parte? No, guarda direttamente su Ninja. No. Eh sì, la senpai la del consiglio studentesco con tutta viola timidina, buona, è figlia di Yakuza, ma è quello che volevo sapere. È viola. No, lei è sui toni del blu e del blu scuro o del viola. Sì. E dica questo sguardo gentile, un po' timidino. Madonna, Fumoffu. Madonna santa. Che bella serie Fumoffu. Cioè è più bello Fumoffu di tutto il Fullmetal Panic. Sì, è probabile, sì, di sì. Diciamolo. È così. Bene, abbiamo altri nomi, dovete pensarci. Allora, io potrei averli. Con Kotra mi avevate obbligata, io vi ricordo. Non ricordo. Io sì, e sei stato proprio tu. Ma perché il nome è un tratto in Kotra. Sì. È colpa di Serena. Dipende chi sei. Il mio nome era importante. Il mio no. Io vi proporrei il cognome è completamente inventato, non so se esiste, comunque un Kuina Saoyoru, mi suona, ma in mezzo ci metterei un virgolettato Coraline, che è un po' il nome. Quindi d'arte. Quindi hai il nome. Bello, mi piace. È il nome che vorrebbe utilizzare da idol. Sì, il nome da idol, va bene, sì. Coraline, giusto? Quindi corallo, quindi tu sarai rossa. Di nuovo. O rosina. Beh, si scrive da solo. Il corallo può avere tante sfumature, tra cui il rosso-rosa. Rosso-rosa, sì. Che ci sta a non stare necessariamente proprio nei colori primari, proprio RGB. Non è RGB, ma fa niente. Non siete Sentai di nuovo, quindi tema gioco, quindi potete colorarvi allora, come cazzo volete. Io direi che sia Kagurami. Il mio cognome bello importante Kagurami Noi siamo al secondo anno del liceo, giusto? 15 anni. Sì, siete. È la piccola Yukari. Bimbo Esopo. Che bello Excel Saga. Vabbè, Excel Saga, io penso di avere, quando mi sento triste riguardo le scene di Pedro e la grande doppio tutum e combo di una cascata di lacrime. Come si chiamava la volontà dell'universo? La grande volontà del grande universo. Chiunque mi contraddica, anche se un dio, sarà destinato a sprofondare in un creme caramel. Hai capito? Grande volontà del grande universo. Dolce Pedro, dolce. No, sto affogando nel budino. Quello è uno dei momenti più alti che della storia animazione internazionale. Quando gli brucia la casa, lui rimane. Che meraviglia. Sì. Che meraviglia. Kagurami Kyoko. Bello. Kyoko. Bello. Ok. Direi che abbiamo fatto. Siamo stati molto bravi. E di nuovo siamo collegati, perché il mio cognome Shimizu è il cognome di Kyoko Shimizu. Ecco. No, era Kyoko? Non mi ricordo se era Kyoko. Mi pare fosse. Vediamo. Shimizu è Kyoko. Kyoko. Beh, è molto Kyoko. Vicinissimo. È vicinissimo. Kyoko, sì. Bene. Bene, a questo punto vi lascio con una cosa su cui sognare. Visti molti ragionamenti, non vi voglio dire niente su Transform, cioè voglio farvi proprio vivere on the edge settimana prossima. Voglio farvi soffrire un po'. Noi ci siamo tirati una sega di proporzioni, ragazzi, cioè,
non avete la minima idea di cosa abbiamo, trovato sostanzialmente, ma è molto in linea con quello che volevate voi, quindi sono molto contento. Quindi si parlerà di tradizione, di antenati, tutte queste menate qua. Quindi l'idea per la trasformazione, perché poi vi ci lascio pensare, perché poi io vi chiederò com'è, quindi saranno cazzi vostri, è di tenere come base, ma solo come base, ditemi se vi piace, quello che ci avevamo già detto anche in parte, la divisa dell'emico. No. Quindi. Io non so cosa siano. Sono le sacerdotesse emico, sono le ragazze giovani che vanno a... che sono pure, però sono una figura religiosa, sono dei chirichetti, se volessimo paragonarli a qualcosa che c'è in Italia, ma sono quelle che tu vedi nei templi che puliscono per terra, sistemano, pregano, okay, sono le mico. Cosa di Nuyasha, come cazzo si chiama? Kagome. Le mico sono una figura istituzionale, quindi vanno a fare eccetera, con Kikyo, esatto. Quindi loro sono quelle che lavorano nei templi, che sistemano, puliscono, pregano, fanno le funzioni, sono una figura riconosciuta, solitamente sono fatte da giovani ragazze, ma con un particolare. Avete massima libertà di color coding e di dettaglio. Quindi cosa vuol dire? Che le vostre divise Magiocco devono ricordare quella di un amico, se vi piace, eh? Quindi sopra la parte fatta in quel modo lì, sotto il pantalone lungo, peghette sostanzialmente e la cintura. Ma potrebbero cambiare i colori, potrebbero esserci degli elementi su di voi diversi, quindi avete tutti quanti questo ruolo di sciamane, perché le mico sono sciamane a tutti gli effetti. Torniamo, l'altra volta qualcuno ha detto Shaman King, andiamo in una direzione sensata, ma potete decidere come farlo. Ricordatevi, vi dico una cosa che vi spezza il cervello immediatamente, che se pensiamo a Final Fantasy X abbiamo un amico che è la protagonista della storia. Cazzo, sì. Quello è un amico, poi non entriamo nel merito che dopo diventa pure una Magiocco, perché il 10, esatto, che è un idol, ha i suoi problemi, va bene, ed è un idol, però il discorso, però il discorso è, quindi in più ve lo dico già, ognuno di voi potrà scegliere tra come oggetto magico, e saranno molto magici, però non vi voglio dire quanto perché voglio fare un po' lo stronzo, o un'arma tradizionale con potenziali pezzi di armatura, o un oggetto tradizionale. Quindi potreste avere tranquillamente l'arco tradizionale, Lumi. Quindi avere sulla cosa d'amico la cosa che hanno loro, quindi il poggia coso, come, non so come cazzo si chiama, quindi quella roba lì, riparatette, esatto, saranno oggetti magici, quindi faranno cose magiche. Ovviamente vi daremo un potere, avrete una carta potere a testa, potete avere, dobbiamo ancora farle. O potreste avere il bastone, come ce l'ha il bastone ad anelli, come ce l'ha per esempio Yuna Final Fantasy X, oppure Miracu. potrebbe essere un rosario. Quindi potete scegliere tra un oggetto arma o un oggetto tradizionale, direi religioso, comunque, perché comunque siete quella roba lì, che saranno il vostro oggetto da Magiocco. Quindi però la vostra trasformazione sarà questa roba qua. Questa dovrebbe essere coordinata, non cioè, nel un'idea. Senso, cioè, se arma, volete cominciate a buttare delle idee, oggetto, quel cazzo che volete. Gian ha già un'idea, ha detto. Sì, Gian sorride. Gian vedo che sorride perché si è fatto una sega. Devo solo controllare come si chiama un personaggio. Devo solo controllare come si chiama un personaggio. Il ventaglio, allora. Molto figo. Vi dico già che qualsiasi oggetto sceglierete sarà chiaramente un oggetto antico che fa parte del passato, che fa parte degli antenati. Allora, ovviamente avrà i pantaloni viola, come i capelli. Devo pensare un attimo se tipo le cambia l'acconciatura, le viene un qualche copricapo, roba del genere. E non dovete dirlo adesso, potete pensarlo. Però... Ah, quindi ti sei ufficialmente preso il viola così per sapere. Ho i capelli viola. Dai, scherzo, va bene. Per una volta te lo come tolgo. Come sei arrabbiato. Ma sì. No, vai tranquillo. Tu hai il bianco e l'argento. Ma stavo anche pensando al verde, perché se ho le piante, i fiori. Ah, vero. Vai, scusa. Poi ho. Ma tu, scusami Gian, tu puoi giocare su quella roba lì, Tu hai Ikebana, puoi fare delle cose folli. Vabbè, pensaci tu, cioè nel senso no. Le rose che ti escono, sto già impazzendo, vabbè, vai. Milord.
Ma scusa, ma poi... stai parlando di me, non di Gian? Sì, sì, sì. Di te, perché poi gli Ikebana, cazzo, cioè, per potresti avere gli Shikigami. Evitiamo però il troppo Kurama, ma sì, va bene. No, però potresti avere gli Shikigami, i pezzi di carta, cioè, potresti fare delle figate, vabbè, pensate. Sì, sì. Poi ho il sopra estremamente attillato, ma con le manicone lunghissime, tipo si anch'io di Darkstalkers, da cui escono delle kama e delle catene. Bello! Ah, la kama, grande. Bello, cioè, mi piace. Perché appunto lei è abituata a nascondersi e a nascondere. Quindi ha ste maniche lunghe fino alle caviglie, tantissimo, che diventano sia armi per distrarre, cioè tipo lei gira e fa le cose, e poi gli escono le cazzo di catene da dentro le maniche. Figo. Proprio tipo i Sienko. Devo pensare allora, ai dettagli. Allora, se Gian ha già messo l'idea catena, io allora te lo riprendo, che ti avevo anche detto lo Yumi, l'arco tradizionale giapponese. Vabbè, a me piace perché anche nell'archetipo del personaggio io ho messo che è inavvicinabile e l'arco gioca a distanza. Cioè, quindi metto già una distanza anche in quell'aspetto. Bello! Io promuoverò sempre l'arco tradizionale giapponese, non si scappa. Esatto. Quindi io prenderei l'arco tradizionale giapponese e quindi a questo punto probabilmente con Tarijan sarà la parte sotto a essere particolarmente abbondante e sopra ci sarà il braccio destro, no sinistro, io sono destro, che invece sarà ricoperto armatura con un po' proprio nello stile ibridato tra quella che è la divisa di un amico e quella che è la divisa anche lì tradizionale da Kyudo. Quindi con la manica del tra virgolette, la manica solo nel braccio destro e qua invece tutto il parabraccio. Certo. Quest'arco di 2 metri, molto più grande di me. Certo, mi sembra giusto. Io ho trovato il cognome. Himura. Himura. Himura-san. Tra l'altro, se siete attenti, vi siete accorti quanto sono una merda e quanto le vostre armi non sono tratti. Quindi, c'è nelle fiction, voi li userete. Cioè, è scontato che li usate, non è quello che ci interessa. Ma sono il resto, siete voi che ci interessate. Ma poi lo vedremo. Volete darmi altri spunti di oggetti tradizionali che magari non mi stanno venendo in mente? Beh, anche non è se venuta uno fuori no. La katana, non è venuta allora, fuori la katana. Però, scusa, se tu sei la idol, c'hai tipo lo scettro col microfono? O i ventagli. I ventagli. E io stavo pensando i ventagli da geisha. Io stavo pensando ai ventagli, ma non volevo fare la classica cosa dello sventagli e muovi l'aglia. Vorrei usare il fuoco. Sì, questa è una sega dopo. Scusami, per ora però, tu non hai mai giocato a King of Fighters, vero? Perché ti ricordo che Mai Shiranui usa i ventagli e ha il potere del fuoco. Ok. E poi ci... Ah, il ventaglio è molto bello. Non andrei. Il tema della geisha. Allora, non andrei proprio forse su quello, però in effetti l'idol. Vediamo. Questo chiederò ai consulenti. Su che cosa? Aiutami. Però nessuno di noi è una geisha. Tieni il ventaglio. Sì, la falce è una vergogna. In effetti, anche Mafe cita appunto proprio Yukiko Amagi di Persona 4 che usa i ventagli. Ha il potere del fuoco. Il suo persona è appunto Sakura. Ma infatti non vedo problemi il ventaglio e il fuoco. Se guardi anche chi è un eletto che gioca a Final Fantasy XIV, ha visto che Azemia, The Warden, che è una delle divinità di Final Fantasy XIV, arriva con i ventagli e spara delle fiamme. Perché lei prende il fuoco e lo accende con l'aria. L'unica cosa è che prima ne parlavano anche, effettivamente anche il ventaglio è un elemento che di solito nasconde. Cioè mette un velo, mette una distanza. L'idol forse dovrebbe avere qualcosa di più. Beh, però può essere anche la sua contraddizione, eh. La trasformazione non deve necessariamente raccontare. Perché sono aperto suggerimenti sul trasmettere l'idol. A me il ventaglio piace. A me perché lo scettro è... cioè, mi è venuto in mente, ma mi sembra troppo immediato. Cioè, fai la cosa che pensi, vabbè, ok, lo scettro. O vai su qualcosa di musicale, tipo il koto, cioè uno strumento musicale, che potrebbe essere figo e molto interessante, però ti deve piacere molto. Oppure... Anche il bastone, secondo me, non è male. Bastone anche comunque figo. Il rischio è che vada direttamente a Goku, o appunto, con gli anelli, direttamente a Yuna, o a... o a cosa, a Miroku. Sì, a Miroku. I ventagli secondo me sono interessanti perché possono nascondere ma anche deviare l'attenzione o attirare l'attenzione, dipende da come li usi. A me piace l'idol con i ventagli, è una figata secondo me, cioè, ci sta.
La mia contraddizione è al fuoco, in realtà, non il ventaglio. Se non avevo pensato a nascondersi. Però quello lo vediamo dopo. Gli elementi non li abbiamo ancora messi in gioco. Ma il fatto è che gli elementi, cioè, praticamente sono già divisi, perché abbiamo natura, abbiamo fuoco, probabilmente per via dell'arco, o è vento o è elettricità. Però ricordatevi una cosa, brutti stronzetti. Ricordatevi una cosa, brutti stronzetti. Non avete scelto la natura come tema, avete scelto gli spiriti. Quindi, se voi spariate fiamme mi sta anche bene, ma è totalmente indifferente. Le vostre sono armi spirituali. Quindi avranno un aspetto tradizionale, legato ai morti, quindi in realtà ci sta se volete mettere l'elemento, perché fa sempre figo, però l'importanza di queste armi è che servono a fare quella roba lì, quindi occhio a concentrarvi su quell'aspetto. Ma il ventaglio piace, ma il ventaglio piace molto, però non, è, non, cioè, non siete necessariamente legati ad avere gli elementi, cioè, se volete sì, ma non siete obbligati a farlo, attenzione. A me il ventaglio piace comunque, Samu, tienilo lì, poi ci ragioniamo. Sara, tu che arma usi? Stavolta ho alzato due mani, perché due ho fatto Eureka. Allora, la divisa, cioè divisa, scusami, l'abito da Majocco, vorrei che magari fosse simile a quello di Sanzo di Sayuki, ho pensato. Vabbè, o magari pure la coroncina. Allora, sul tuo personaggio chiaramente è molto bello che sia femminile anche quello, chiaramente, però potrebbe essere figo per mostrare la duplicità, che ci siano degli aspetti maschili, quindi magari il colore più scuro, cioè ci può stare, puoi giocare su questa roba. Cioè, di base secondo me deve essere comunque un abito d'amico, perché anche tu sei una magical girl alla fine, questa roba è importante secondo me, è in termini di storia, però ci sta che possa avere degli aspetti più maschili, cioè che racconti questa duplicità. Sì, nel senso, magari, non so, pensavo più alla pettorina che ha lui davanti o tipo la manica che gli scende, però lui ha comunque sotto una manica... Lui ha, ha le maniche tipo a guanto. Sì. Va bene. E la mia arma potrebbe essere il rotolo di pergamena su cui il disegno sutra, quello che voglio che appaia, che potrebbero essere appunto le piante... Pennello e sutra. Ah, sì. Il pennello, bello. Molto, certo, figo. Sì, ci siamo un po' allontanati dall'Ikebana, però why not? Ma chi se ne fotte? È molto figo il pennello, è molto figo il pennello. È molto, cioè, secondo me... Naruto, però... Ma chi se ne fotte? Secondo me anche solo il pennello è molto interessante, eh? Cioè, è figo anche avere il papiro, però secondo me anche solo il pennello che fa cose è molto figo. Molto figo. Il focus è il pennello, poi che io abbia una pergamena o no, sì, vabbè, forse chi se ne frega. Però ritorna il discorso del lavoro con la caccia, è interessante. Sei Yusuke, Kitagawa. Eh sì. Sì! Bene, bene. Un pennello gigante, un cinghiale. Ah, non esageriamo, subito cose grosse, siete dei, dei disgustosi, subito. Io ho letto la chat. Quindi delle cose molto particolari. Per contrasto quindi con Pedro, se Pedro ha le gambe belle coperte dalla gonna tradizionale, ma la parte sopra più, e invece di conseguenza avrò appunto la versione cortissima, tutta scosciata. Sì, pantaloncino. Mi piace. Con le maniche lunghissime. Venduto. E le poppazze un po' de fora. Bene. E ti invidio molto, però... perché io per fare tiro con l'arco invece sarò... Quindi siete tutte, per favore. Siete tutte piuttosto schisce, cioè non avete pezzi di armatura, siete tutte molto mico e basta, mi piace molto. Ma in realtà io... Lui ha la pettorina. La pettorina metallica e il braccio sinistro. Ah, ce l'hai la pettorina metallica. Sì. Perfetto. Bello. Bene. Allora. Siamo a Kyoto, non a Roma. Anche se... Siamo a Torino. No, il pennello Torino. Cinghiale, dicevo io. Torino. Allora. All'Istituto Superiore Torino. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per stasera. Sono anche le 11:30, quindi... Siamo stati bravissimi. Siamo stati bravissimi. Okay. In settimana vi manderò un po' di cose ancora. Direi che ci aggiorniamo se mi viene in mente qualcosa, se mi viene qualche ragionamento. E basta, se non avete domande, dubbi, cose, poi vi rimando le varie cose, voi rimandate le schede fatte. Io ho solo il dubbio sull'arma tradizionale, sull'oggetto tradizionale. Vabbè, pensaci, al massimo lo... Pensaci, se no vai su una roba più semplice.
Poi ah, è vero, il titolo. Ah, il titolo. Ah, titolo. Te l'avevi promesso. Il titolo. Questo è importantissimo. Il titolo che abbiamo pensato. Questo è stato molto frutto di grandi ragionamenti e quindi è importante anche dirlo poi ai ragazzi, così possono pubblicare. Infatti. Possono pubblicare le robe varie. Adesso lo devo trovare, non lo trovo più, l'avevo scritto. Non lo ricordi neanche? No, perché c'erano diverse versioni, alla fine avevo trovato una che mi piaceva molto. Quindi alla fine c'era questa che mi ha detto, oh, questa qua. Allora, la chiamerei, questa campagna chiaramente la chiamerei col titolo della serie, ovviamente. Sì, certo. Quindi non è una roba tipo la guerra di spiriti, no. E il nome non che è, pensavo... Non è un isekai che viene da una novel. No. Era Spirit Chaser Magical Maidens. Spirit Chaser. Oh. Se vi piace, ci sono le Miko, ci sono le Maiden, ci sono gli spiriti, voi inseguite gli spiriti. Quindi ragionateci. Questo è il titolo che però mi piaceva, che ha senso anche rispetto a quello che sto buttando giù. È molto anime, è molto... Sì, sì, sì. È molto magiocco anche, mi viene da dire, molto tutte quelle serie che hanno 200 nomi diversi, che fanno cose diverse. Se però anche qui avete variazioni, dubbi, suggerimenti, cose, fate pure, dite pure. Chat, vi piace, vi fa cagare? Piccoli problemi di muore tra i banchi di cuore. Beh, Chaser è molto bello, mi piace, mi ricorda molto Battle Chaser, mi ricorda molto quelle robe lì, a me piacciono quegli anni 90. Spero. Perché tra l'altro quindi è Spirit Chaser Magical Maiden. Magical Maiden. Spirit Chaser Magical Maiden. Sì, 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 c'è. È scritto Spirit Chaser con la falce che non avete, Magical Maiden sotto in rosa. Ovviamente. Basta, dovrò mettere una falce in cima al... Non avete preso la falce? Io vi la davo per scontata. Anch'io. La Beh, la cama è una falce. È vero, sì, tu hai il falcetto, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, no, però mi aspettavo qualcuno prendesse la falce edgy. Proprio, sì, diciamo. Sì, era molto edgy. Invece non l'avete preso. Va bene, va bene, va bene, va bene. Sei deluso? No, no, sono molto contento io. Secondo me avete fatto delle cose molto fighe, i tratti sono molto buoni. 700 nomi, avremmo potuto fare molto peggio. Non l'abbiamo chiamata sì. Four Girls Don't Want to Fall in Love with a Ghost. Esatto. Uncle, cioè. I was teleported in another place. Now I am the warden of a useless place. No, però ti propongo appunto un'alternativa. Il sottotitolo è Spirit Chasers, ma il titolo è Shimiko. Vuol dire appunto che sia in giapponese. Che sia le sacerdotesse della morte, ma vuol dire anche le quattro sacerdotesse, perché Shi vuol dire sia morte che quattro. E noi siamo quattro. Ma adesso vediamo, già andamelo scrivere. Shi o Shin? Dipende un attimo perché... Perché Shin è tipo la nuova... In chat ci sono fatti... un ragionamento. In chat hanno fatto una bella giocata, eh. Can I go to the toilet, please? È il titolo? Sì, sì, hanno detto Spirit Chaser Adorable Maiden, che abbreviato è Scam. È geniale. Bene. Allora. Anche Spirit Chaser Adorable Maiden non è male. Spam. So perché. Bene, 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 bene. No, no, la falce chiaramente non rientra, la falce vera e propria lo sappiamo, ma è una cosa che c'è sempre in molte anche serie piuttosto rinomata, come tante cose che non rientrano che ci sono qua, però ci sta, tutto buono, tutto buono. Bene, bene ragazzi, direi che abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sì. E direi che a questo punto possiamo salutarci. E non so se avete domande, dubbi, finali, cose varie. È tutto buono comunque. Noi no, non sono in chat. Chat, avete dei dubbi prima che chiudiamo? Ogni tanto chiedono qual è il sistema, ma gli hanno sempre risposto. Che bravi. Bene, Giovanotti, bravi. La mascotte non l'abbiamo scelta perché avete ancora una settimana, esatto. per a questo punto. Per sottoporre una mascotte, ricordandovi che giocheranno delle Magiocco che sono delle Miko Maiden, quindi andatevi a vedere cosa sono, come sono fatte, i tipi di templi in cui sono. Ricordatevi che giochiamo a Kyoto ha tante particolarità, tanti posti con dei nomi particolari, con degli aspetti particolari, quindi
chi chiaramente becca una cosa che è vicina anche a quello che sto un po' creando come sandbox, è chiaro che è avvantaggiato, ovviamente, perché bisogna essere furbi. La mascotte non sta nelle schede in questo momento, non ha uno spazio in questo momento, è solo un aspetto visivo, però penso che gli daremo una carta o qualcosa, dobbiamo capire. Chiaramente vi darò anche un poterie meccanico per settimana prossima, credo, che riguarderà la vostra arma o la vostra cosa. Allora, Andre, potrei aver avuto la rivelazione definitiva su cosa? Sul titolo, ecco. Shimiko Spirit Maidens, ma il logo è... non mi dimentico. Te lo scrivo su Telegram. Shimiko Spirit Maidens, ma il logo è SM al quadrato. Quindi perché sono quattro. Perché sono SMSM. Shimiko Spirit Maidens. Quindi SM al quadrato. Lo dobbiamo come gli anime... disegnare poi. Come gli anime del 2010 proprio. Bello, bello. Erano tutti belli. Scrivilo. Scrivetelo che io mi dimentico tutto. Spirit Maidens. Bravo. Bene. Mi diverto per il nome io. Vi siete divertiti stasera? SMXSM. Oddio, sì. SMS. Bello SMXSM. No, mettiamoci la X in mezzo. SMXSM. Sì, Shimiko Spirit Maidens. Fantastico. Poi ci chiederanno sempre quanto fa il risultato. Uguale cuore. Sarà SM al quadrato. Uguale love. Beh, nel senso, nessuno sa ancora quanto fa Hunter per Hunter, ci dicono dalla chat. Con lo spiritello che esce. Lo spiritello che esce con il cuore in mano. Bene. Poi in settimana, se avete dubbi, cose da cambiare, chi se ne fotte. Settimana prossima, invece, partiamo settimana prossima, giusto Samu? Sì. Giusto? Settimana prossima si parte a Super Cannone, poi vedremo il sistema man mano andiamo avanti, lo giochiamo come abbiamo giocato Cotra l'altra volta. Io vi ho mandato un po' il sistema, datevi una letta, ma poi qualsiasi dubbio o cosa la vediamo mentre giochiamo. Perché come l'altra volta giocheremo, quindi sti cazzi. Già si è rotta. Scusate, Shimiko, Spirit Maidens, e poi sotto quella volta che andavo a scuola per entrare all'università di Tokyo, sono diventata una... Questo però è più moderno. Una combattente spirituale. The time I found a weapon cosa? From... Punto esclamativo, punto interrogativo. Sono una studentessa di Kyoto che sta cercando di entrare in una buona università, ma bla bla bla. Ma c'è su internet un generatore di titolo da isekai? Sì. Che belli i nomi degli isekai. Che belli. Beh, però scusate. Ci sono anche anime con nomi lunghi belli, eh. Cioè Rascal Does Not Dream of a Banigirl Senpai, secondo me è un piccolo capolavoro. Quello lì è un Bakemonogatari alleggerito. Sì, è carino. Però ce ne sono tanti con nomi assurdi che sono belli. Bene, ragazzi. Direi che ci siamo, direi che abbiamo fatto una bella figata. Settimana prossima meniamo gli spiriti e poi vediamo cosa succede e basta, chiaramente pronti ad essere kawaii e spack e niente, vedo che la chat mi sembrano tutti molto contenti, felici, allegri, siete degli schifosi, quindi benvenga. Beh, però vedo che anche le sessioni zero piacciono, mi fa piacere questa cosa, che ci sia interesse anche fino a quest'ora all'aspetto. Bene. Bini. Bueno. Molto bini. Grazie ragazzi. Bini. Buonanotte. Buone botte. Grazie. Saluti a tutti, signori. Buona serata a tutti. Ci vediamo next week. Yes, noi ci vediamo qua domani. Alle 16. Ah, è vero, noi domani. Io rivedo Samu. Io e Peter domani qui alle 16. Appuntamento. Alle 16. Sì. Fai cappone di cose. Un po' di giochini nuovi e roba. Esattamente. Baci e abbracci. Sì. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Nottole.